no, ma essere simpatico è simpatico, però è letteralmente sono qui per ucciderti. Pum! Ok, posso unirmi a voi. Letteralmente ha preso le pizze e ha detto: oh, tu sei più forte, vengo con voi. Va bene, accetto la tua offerta. Se mi provi a coltellare nel sonno, ti schioppo di legnate. You're taking the assassin with us now? Does that really seem like a good idea? Zio, non so se tu hai notato che nel nostro accampamento c'è una strega delle selve, una maga del circolo, una cazzo di santona, un kunari. Sicuramente ci sarà anche un nano di merda da qualche parte. No, poveri nani, non di merda. Ci sarà sicuramente un nano, tu sei un templare. E io sono un cazzo di elfo mago. Siamo il circo. Non preoccupatevi, ci farà comodo. Alright. Alistair c'ha uno sulla persuasione. Release me from it. I am your man, without reservation. This I swear. Non posso commentare, lo giuro. Sì, beh, gli sono spawnate. Guardate che bello il nostro party. Cioè, il nostro party, la nostra tenda. Siamo eterogenei. Alistair disapprova, Morrigan disapprova. Ragazzi, lo so che disapprovate, ma for reasons, siamo con le pezze al culo. Anche io la chat disapprova adesso, appare sotto qua nel mio occhio. Guarda, perché, come ho detto molto spesso, Malbeth sa che è un fottuto mago che ti apre il culo con un attimo. Cioè, non c'ha paura di fare lo sborone, di far capire chi c'ha il cazzo più grosso. Anche perché il nostro caro demone dello orgoglio, del come cacchio si chiama, è stato devastato nel culo. C'è qualcosa che ti piace del Ferelden? There is interesting food here. Ok. A thing. It doesn't have a word in the Kunari. Piccole cose cotte al forno. Things like bread, but sweet and crumbly. Mi piacciono i biscotti! Yes. We have no such things in our lands. Che bellino. This should be remedied. Esatto, gli diamo il nome, lo chiameremo Biscottois. Che ne... Qualcosì, ti piace? Ferelden smells of wet dogs. Vabbè, c'era bisogno di insultare casa mia? Cioè, un po' è vero, per carità. Pisciano dappertutto i cani, come abbiamo visto. Addirittura una cutscene. Perché? Madonna, pensavo fosse morta, porco. E quindi non ho capito. Oh, incantesimo ottenuto che? Cosa hai ottenuto? Di trama, spirito interiore. Frastorna i nemici vicini con una scarica di energia ripristinando parte della salute e del mana e guadagnando un bonus a potenza di incantesimi di generazione del mana. Tuttavia, una volta disattivata la capacità, resta stordita e subisce penalità a velocità di movimento, attacco e difesa. Wayne ha fatto power up! È una modalità Super Saiyan. Sei un seeker, per chance? My packs are light, but I have a tome of strange origin. Sei tu! Sei il figlio di puttana che ha venduto il libro per 500 corone al circolo! Ne avete venduto qualche copia alla torre del circolo? No idea what you're talking about, and neither do these large men carrying swords. Get them! Cazzo sta succedendo? Che cazzo succede? Madonna mia, ma i maghi stanno a diventare un cancro! Cos'è? Cioè, io non so capire. Che cazzo è successo? Salute a voi, chi siete? Kamen, hunter apprentice. Though I wish I could become a real hunter. E perché non potete? Shouldn't be talking about this to an outsider. Ma guarda, mi state... Vi tiro una capocciata a tutti quanti, per il Dio. Tetemi alla prova, potrei sorprendervi. I suppose there's no harm in it. It's not like you can help me. I've been an apprentice for too long. To become a true hunter, I must bring back the pelt of a beast I killed myself. A boar or a wolf or something. I wanted to hunt in the forest, but we're forbidden to enter because of the attack. But the real problem is Gaina. Vabbè, che ne pareva che il figotto Paciarotto era un'elfa rossa. Avete qualche problema con le ragazze, vero? She's my heart's desire. I have asked for her hand, but she cruelly refuses it. She will not bond with an apprentice, she says, and calls me a child. I am no child. If I was a hunter, I could prove it, but I cannot hunt and... And Gaina will never bond with me. Ma capito, ma quanto cazzo ci vuole a cacciare un lupo? I shouldn't have brought it up. Just leave me to my misery. Cioè, io capisco che dicono devi riportarmi la testa di un ogre della Prole Oscura, no? Cazzo, come faccio?
problema. Questo è casino. Devi portare una pelle di un lupo o di un cinghiale. Deve esserci pure un modo per risolvere il vostro problema. Chiamare, gliela cacciamo noi, Malbet. Il modo per risolvere è che gliela cacciamo noi. You think I haven't thought about this? There's nothing I can do. Potrei farvi da intermediario con Gaina. I suppose you could, but what good would that do? The situation hasn't changed. So essere alquanto persuasivo. Really? I'm willing to try anything. Tentare non nuoce. Stiamo letteralmente facendo il palo per un elfo. Andiren Atishan outsider. Ma te e tutta la tua famiglia. Voi siete Gaina, vero? Kamen mi ha parlato di voi. Spoke to him? What did he say? Zia, ma non è che stai facendo tu un po'... Come si suol dire, per non essere volgari? Il palo nel culo. No, no, troppo. Troppo. Mi avete rifiutato di concedergli la vostra mano. Oh. I don't expect an outsider to understand our ways, but I just can't bond with Kamen. He's been a hunter apprentice for over 2 years now, and he's yet to slay a proper beast. Each time he's tried, something has gone wrong. Perhaps the creators do not wish us to bond. I cannot bond with an apprentice hunter, can I? Scusate, se lo amate, cosa importa? But what if he never becomes a proper hunter? What will become of our family? Grazie, Joe. Se lo amate, allora abbiate fiducia in lui e aiutatelo ad avere successo. Oh, you are right. I have made poor Kamen miserable. No wonder he cannot complete his hunt. Masirinas, thank you. You have helped me put this into perspective. I will go and speak to Kamen. Kamen, I have been a fool. Gaina? What do you mean? Have you changed your mind? I have. The outsider has helped me to see that I was wrong. I have made you miserable and I should not have. Dimmi che sta scherzando, gli dirà una pizza. I care about that. I know you will pass your hunt in time and we will be happy. Us and our children. Thank you, Gabe. Ma già i figli! Oh! Buona! Ma che ma stai a schippa tutte le cose? We are both very grateful for the part you've played in bringing us together. How marvelous you are. I am so happy. Does anyone else feel the urge to vomit? Sì, grazie Morrigan. Grazie. Just me? Here, take this. It's ma che cazzo mi sta a dammo? I hope it plays some part in your battle against the dark. Ecco, guarda, ma chi che mi ha dato un impiastro? Il dolore di Kamen. Morrigan, lo so, Morrigan, mi dispiace. Io sono più confuso di te. No, lo spizzo dopo, per carità. Questo tipo di tenuta Kamen narra il racconto di me in forma completa. È un oggetto di trama? No. Mi ha dato un libro, me lo sbatto in fronte. Io sono... Ve lo giuro, ragazzi, mi ha stannato. Beh, speravo che potessimo essere più che amici. As was I. Ma scusa. Oh, Bonnie, calmi. Ma che cazzo è successo? Ma cosa? Ma perché? Sì, ma io volevo cominciare. Madonna mia, Malbet, che sei brutto. Io speravo che sta ancora col braccio paralizzato. Ma stai calma. Io mi aspettavo tenersi per mano, cominciare un attimo. Cioè, sapete, piano piano, buoni buoni, dolci dolci. Sono partiti subito. E cazzo. Prossima live su Pornhub, ragazzi. Sì, però io te devo gastare un guarigione maggiore su quel braccio, perché là è partito, I nervi, paralisi, per forza, perché stai tenendo, o stai ancora tenendo il cazzo di Albert, o non lo so. Ragazzi, scusate, però me l'ha tirato fuori. Dunque, saprei sempre dove mi trovo? Ma non te sto a chiedere questo! You are too important to risk. If you were to get captured, however, it would be far easier to find you with this. Madonna, ma tu sei proprio una zunderona! Sei una zunderona! Senza il lato tossico, però. È quello il fatto. Dicevi sì. Solo sai, sei proprio l'oscura di catturano. Se vieni morto ammazzato, sai, se te devo venire a trovare. Così, cioè, nel senso. Ci gira molto largo attorno. Your desire. Oh, è meno arrapata, per favore. Vediamo qualcosa di personale. Madonna, che sguardo. La baci, così, di punto in bianco. Prima la confondi e poi la baci. Osservi attentamente l'uomo disarmato. Della guardia d'onore di Re Kylan. Hai combattuto a fianco di quest'uomo ad Ostagar. Devo? Ma perché mi devo lanciare? Ma non posso. Dite che muore. Aspetti che le guardie se ne vadano. Ah!
Ten stava così. Hai fatto la cazzata. Si è rigirato. Il modello ha letteralmente fatto: bro, abbiamo fatto una cazzata. E fu così che la missione se n'è andata a fanculo. Avevamo combattuto con lui. Nostra. Da vicino la sua faccia è inconfondibile. Ricordi che si chiamava Elric Marain, membro della guardia d'onore di Kaelin Adosta, che era amico personale del re. Ok, era. Cioè, mettiamo il passato, per favore. Qua ci sarebbe stata bene l'emote di Pikachu stannato. Ma come cazzo è vivo? Ad Ostagar. Oh, ecco come torniamo ad Ostagar. Sì, ma infatti secondo me, raga, spero che adesso non finiamo il dialogo. Lui fa... Perché se no ci rimango male. Ma scusate, ma la foresta del sto cacchio serve solo per la quest? Tu arrivi... Ah, bella la foresta. Oto! Prendi questa quest. Arrivederci. È successo questo? Mo dirà, ora lasciatemi riposare, mi sento così stanco. No, ha fatto proprio... quanti? Ma te faccio vedere io, che putene. Cazzo terremoto. Mamma mia. E terremoto, zi. Crolla giù, strozzo. Pugno di pietra. Bonga. Qui stanno killando le cose. Minchia, se siamo diventati un mago bello. Attacco, però l'attacco con scudo mi spacca sempre la testa, non ci sta un cazzo da fare. Allora, cerchiamo di eliminare un attimo qua sto puttanaio. Oh, sono contento, sta funzionando l'IA che gli ho messo. Sono contentissimo, ragazzi. C'era Wine che era in fottuto rage mode. Stava tenendo su tutti. Non lo sa manco lei come. E Wine gli ha... Era quel rumore. E voi? I Shriek. Gli elfi. Abbiamo visto i nani. Abbiamo visto gli umani. I cunari. Questi sono elfi. Sono elfi corrotti. I predator. Effettivamente. Qua la prima volta sono morto malissimo. Capo, ci pensiamo noi. Aspettate, perché qui la prima volta, appunto, trappola sotto al culo, siamo morti malissimo. Vedete tutta quella gente laggiù? Deve stare con le chiappe per aria. C'è un cazzo di ogre anche. Raga, è pieno, è diventato il loro quartier generale. Wine! Wine! Dove cazzo corri? Ma stai ferma! Wine con vecchietta, col bastone. Vado, porca di... Dove vai? Buona. Calma. Mo li spacchiamo. Mo li spacchiamo. O ci arriviamo. Dai un attimo. Vediamo se riusciamo a shottare l'ogre. One, two, three. Puffete. Non è morto. Però ha preso un bel crit. Attack Kunari, dice Stan. Bellissimo. Vado in ira e carico. Così, Wine si fa 10 livelli da mago, un livello da barbaro, giusto per avere l'ira. Oh Cristo! Raga, ma quanti cazzo sono? Terremoto! Tutti giù per terra. Oh! Un berge. Resistete, ragazzi! Mamma mia, ne ho seccati 7 con un'esplosione. 7! 7 vi dico! Templari duri. Ragazzi, ma qua. Qua scogliosi, eh. Chi ricorre via felice? Cerca di non spaventare troppo la gente. Chi ricorre da te felice? Sembra che abbia trovato un amico. Papi! Pei il creatore, dove l'hai trovato? Dove sono mamma e papà? Papi! No, Kiri, non lo possiamo tenere, seppure fosse. No, non puoi tenerlo. Ma sta scena? I recognize you. From Ostagar. E tu sei? Zitto! Sono ricercato! Friend and good King Kaelin. I demand satisfaction, sir. Le accuse di Loghain contro i custodi sono false. So you would compound slander on top of treason. You dare smear Terran Loghain's word. Però io continuo a pensare che veramente la gente di sto posto c'ha meno 25 intelligenza. Cioè, veramente credere... Voi immaginate questa situazione, ok? Gente va in guerra. Succede la guerra. Il gruppo del re e tutti i custodi grigi scoppiano male. L'unico che torna con tutte le unità è Loghain. Loghain fa giustamente i custodi grigi, cattivi e brutti. E tu credi a Loghain. Credi a Loghain e la sua fortunata ritirata.
Usate il cervello. Ok, grazie, Malbeth. I custodi non aiuterebbero mai la Proloscura. I do not like your tone, sir. But you may be right. I may regret this, but I cannot duel someone who may be guiltless. Leave, Warden. If I find proof, we will meet again. Ma già che non ti ho scozzato sul posto. Roses can open any woman's out, you know. Sì, se li do a Morrigan me li tira dietro e mi tira pure una magia. Meraviglia del Tedas. Ah, è una bottega. Ah, Gwyn, guarda, Gwyn, seguirò il tuo consiglio e andiamo nella bottega. La nostra cara Gren ha detto la bottega e nella bottega andammo. Oh, cazzo, no. Perché sono entrato qua, Codex? No, Codex ovunque. Ma porca puttana. Geografia del Tega, ah, per carità, interessanti, però va... Oh, I see. Well, that's just rude. Che cosa è fatta a forma di cazzo? Cosa hai visto? Ha visto una giada fatta a forma di pene. Gwyn, che cosa dici? Noi. Chi sarebbero questi noi? Us? I mean me. There is no us. Bah! Why do I keep up this charade? I gave you a chance to turn aside and forget you ever heard of Genitivi and the Urn. But you persisted. Now it has come to this. And Droste, forgive me, I do this in your name. Io non ci sono andato subito, ma sa che qua dietro... eccolo qua. Il corpo del vero Waylon, sì. Madò, minchia, che cazzo mi è partito. Il mio cervello ha fatto... ha collegato un paio di cose. Perché ha pensato ai tizi delle sette dei draghi. Andraste, il fatto che vogliono mantenere nascosto la urna. E nel mio cervello mi ha fatto un giro del tipo... Ci sta gente che idolatra i draghi. O il drago. E pensano che Andraste si sia reincarnata in un drago. Cioè, se poi ho detto una maria di cazzate e un altro paio di mani. Però ci starebbe il fatto che la tengono nascosta in tutti i modi possibili. Ci stanno sti stronzi delle sette. Questo pigiama attacca... vabbè, andiamo. Volevo solo dare un'occhiata. No. Temo che dovrò insistere. No, you have no right. Io speravo ci fosse una cosa di persuasione. Che c'è di qua? Vabbè, non c'è... Provenire da Redcliffe, era uno dei cavalieri. Sono tutti dei cazzo di malati ma bastardi. Sono tutti del culto del drago malati stronzi maligni. Non ci sono i dialoghi per persuadere, perché appena tu gli dici qualcosa, questi ti attaccano a testa bassa. Perché l'abbiamo letto, sono schizzati. Deduco che a breve, adesso esco, mi attacca il paese. Porca puttana, ci ho preso. Distruttore cultista, mago cultista. Sì, se ci ho preso, ragazzi. Che tra l'altro, se come abbiamo letto, sono molto più duri, perché essendo tutti cultisti del drago, hanno bevuto il sangue di drago. Ma Leliana, ma non dire questa cosa. Sta intonando un canto mentre apre le gole. Non ci ho preso sul picco. Peccato. Che tra l'altro questa cosa è anche per dire sempre a quelle solite due gatte che ogni tanto magari mi ritrovo dei commenti o dei DM. Raga, sono blind. Però non confondete il non essere blind con l'essere rincoglioniti. Cioè, nel senso, io mi sono portato in questa quest Leliana e Gwyn, perché Leliana è mega fan di Andraste, è una chierica, è una santina e compagnia. E anche Gwyn è molto su quel punto di vista, cioè non me le sono portate perché so che ci sono determinate interazioni e compagnia, me le porto perché c'ha senso portarle, cioè qui che mi portavo Stan, cioè magari mi diceva, che cazzo ce ne frega di sto posto de merda, ok, però non mi approfondiva cose che magari mi interessavano. È come Zevran, io Zevran per esempio l'unico posto in cui magari me lo porterò sarà Denerim, ma perché non saprei dove collegarlo per adesso. Ma comunque questa piccola parentesi per non confondiamo il ragionamento logico, le ore e ore di codex che abbiamo letto qui in live con altro. Proviamo catena di fulmini, dai. Ah, cazzo, è una di quelle lunghe da castare. Ma allora, scusate ragazzi, ma io penso che il cono di fuoco allora è buggato. È uno delle tante skill o cazzatine che era buggate. Perché se non c'ha senso, non rimanere da soli.
Ma capito, ma è illegale sta roba. Gesù Cristo, ho fatto una catena tra 27 persone. Buongiorno, bella madonna. Ragazzi, è il momento. È il momento, gaming. No, scusate. Non posso. Farò morire il party. Non me ne frega un cazzo. Yosh. Ragazzi, c'è un problema. Allora, non so chi mirare. Cosa cazzo sta succedendo? Raga, qua dentro c'erano di qua. Poi dite perché i maghi li mettono dentro le torri. Ma lo farei anch'io, ragazzi. Voi immaginate, in una piazza, mentre il cazzo di re sta facendo un discorso, tu arrivi e casti sta roba. In verità vi dico, solo l'integrità dei nostri cuori conquisterà l'amore del creatore. Questo è l'unico potere che possediamo per cambiare in meglio o in peggio questo mondo. Questo bello dà un sermone sull'integrità. Dopo aver fatto questo genocidio di massa qua dietro, mi sembra un po'... Però, bauli, tanti bauli, sono dei mimic. Cazzo, sono dei mimic veramente. Figata. Anche qui sono mimic, quindi pure questi. La madonna, un po' too much. Si minchia quanti effetti di luce sembra sta su Devil Within, ragazzi. Ma dai, neanche una cassa vera. Ma dai, è tutto per fregare gli stronzi che provano a rubare. Mamma mia. Sì, ragazzi, è qualcosa qui. Va a 20 frame qui. Qua va a 60. Che cosa c'è là dietro? Ho paura. Guardate. Ma sta andando a 15 frame, ragazzi. Ah no, è ritornato a 60. Ma scusate, ma che cos'è? È qua. È questo... questo archetto che c'ha qualcosa che non so. Caverna, brutta cosa. Perché abbiamo letto che i draghi fanno i nidi dentro alle caverne. Pure dietro, cuccio. Madonna, nella mia mente già mi immagino. No, ma non sei blind. Mortacci vostra. No, no, c'era scritto proprio nei codex The Dark che i draghi fanno le cucciolate nelle caverne. Questi tizi sono un culto che venera il drago. Perché abbiamo letto praticamente che si crea questa strana connessione tra il drago e i cultisti. Del tipo che il drago gli permette di fargli mangiare alcuni dei figli, letteralmente, facendogli bere anche il sangue per potenziarli. E di risposta a loro gli allevano i restanti cuccioli. E quindi c'ha senso che ci siano, perché probabilmente sono i cuccioli che stanno allevando. Ma guarda, preferisco comunque i draghetti ai ragni. Però se ci stanno bambini draghi, ci sta anche mamma drago. Minchia, ci dormono addirittura. Ma ho capito un attimo, ma addirittura dormire con dei cuccioli di drago mi sembra... Cioè, ogni volta che andate a dormire tirate un D20 e se per sbaglio esce uno, cazzi vostra, anche detto. Ma quanti cazzo... Ma voi vi immaginate tutti sti cuccioli che crescono fino a una certa e diventano draghi adulti? Ma che cazzo... Cazzo di puttanaio deve essere. Oh, quello è cresciuto. Tu vieni qua, un bel cono di ghiaccio qua così. Mamma mia. Cono di ghiaccio broken. E che cazzo ha fatto? Un'esplosione atomica è diventato quel drago. Tanto codice aggiornato. Oh, cuccioli di drago, dragoni e alto drago. I draghi maschi non diventano mai mostri alati delle leggende. Al massimo sulle zampe anteriori si forma una sottile membrana simile a quelle delle ali. Quando i draghi maschi maturano cercano subito le tane dei draghi femmine adulti. Cazzo, veramente ci stanno i bukkake, ragazzi. Ok, quindi gli unici draghi che diventano megoglionibus sono le femmine. Attenzione, vogliono cercare il dialogo dopo i mille morti. Stop! Right there. Sono qui per l'urna delle sacre ceneri. Pensano che si sia reincarnata nel drago. Signore, lei è proprio un coglione, non c'è un cazzo da fare. Accettereste delle scuse? Allora, perdonate, non volevo, me ne vado. Voglio vedere questa reincarnazione di Andraste. Cioè, vuol dire che metto del sangue di drago dentro le ceneri di Andraste. È come pisciare nell'urna delle ceneri di vostro nonno. What is this talk of blood and power? Eliana, stai zitta, stiamo cercando di fregarli. Ma perché strilli? Stiamo a parlare. Calmo. Ah, cioè infatti stavo a pensare a tutto sto bordello, cazzi e mazzi vari. È che semplicemente usano la magia del sangue. Come posso dire? Cioè loro pensano il potere del drago. No, usano la magia del sangue. Senza accorgersene. No, una brutta sensazione. I will not make this offer again. Piace, ma non posso accontentarvi. To arms, my brethren, and Draste will grant us victory! Vincere, no! Porco puttana! Io pensavo te ne fossi andato, figlio di puttana! E ci ha sciottato il party cadendo! Abbiamo combattuto Flemeth, ragazzi! Si può pietrificare? Che cazzo sta facendo? Allora, io vi dico, voi due andatevene a fanculo lontanissimo. Che non abbiamo un tank, quindi qua non posso mantenermi l'aggro io, purtroppo. Come cazzo ha fatto Morrigan a congelare il drago? Come ha fatto?
Allora, c'è sto problema. C'è grosso problema. Proviamo a congelarlo. Ma no, vabbè, è morto. Sta in bocca a un drago. Minchia, ho fatto bene a far vicino a Morrigan. L'ha congelato, ma ha mollato. Che culo. Che... Morrigan si è presa una codata in bocca per l'amore della sua vita. Ah, fanculo. Attenzione, funky trick. Comes from nothing, but will fell the strongest armies. Of what do I speak? Della donna. Perché? La fame. Le sacre cenni del ciollo Busus. Altare. Questo altare è poco più di una lastra di pietra impolverata. Riesce a scorgere un'incrisione sulla sua. Liberati degli ornamenti della vita terrena e copriti con la grazia dello spirito. Re e schiavo, signore e mendicante. Rinasci sotto il suo sguardo il creatore. Rimuovi l'equipaggiamento. Sì. Minchia, questa comunque, cioè, voi immaginate questa? È come se noi ritrovassimo i veri resti di Gesù Cristo, eh? Cioè, è una roba di quel tipo, ragazzi. Queste sono le ceneri di Andraste. Questi sono i resti immortali di Andraste, profetessa e sposa del creatore. Come ignori l'urna? Scusate. Voi immaginate, vi fate in mezzo alle montagne, stermini, demoni, trappole, prove. Ma che bell'urna! E te ne vai. Prendi un pizzico delle ceneri. Ah no, ma aspettavo un salendo. Se ci interagisco, ti trovi di fronte all'urna. Boom! Ci piscio dentro. Non si può. Però scusa, noi abbiamo fatto una scoperta pesante. Andiamo a salvare il fringuello qui, il giovincello. Ho trovato l'urna. You have? Wonderful. È una reazione un po' piccola. Adesso immaginate che le buttiamo addosso, non succede un cazzo. È morto. Stop. Cazzi suoi. Where am I? Affanculo. No. What are you doing here? Where is Esau? I am here. Madonna! Cazzotto! This is most troubling. Tuo figlio che si fa conquistare un demone del desiderio sexy? Ah no, ok. Io penso che sia veramente la cosa della sua quest. Questa vostra su, chiediamogli di sta cazzo di visione. E che vedi, non lo sapevo. I don't know how to explain, but I had a dream. Questo? No? Bella questa qua, il flagello e la punizione del creatore. Intendete sfidarlo? I don't know. He made this world, he could destroy it, but there is so much worth saving. You're such a pessimist. E disapprova pure, che cazzo ti devo dire? Questa è la classica punzecchiata che tu gli hai fatto. Chi. Lei ci ragiona un po', ti fa, ma sei un po' stronzo. Ti vuoi rispondere a qualche domanda? But I get to stare at you luridly while you do so. Oh, ma mettiamo le palle a mollo? Che tra l'altro, già che ci sono, visto che avete parlato di bocce al vento, Neko, grazie che mi hai dato l'assist, ne approfitto per farvi vedere. Volevo mettere questa armatura alla nostra cara Wine. Avete capito perché non gliel'ho messa? Bella. Però... come dire? Un po' too much. Un po' troppo per Wine. Ecco, prima di andare dei nani, volevo andare qui perché da quel che ho capito, tutte queste icone dorate sono i DLC. Ti prego, non fare che tu sei letteralmente lo stronzo che mi fa guarda. Questo è il DLC, vai a farlo perché mi piglia male. Vabbè, sì, credo che potrebbe farmi... comunque un golem, penso che non sia una cazzatina. Just hold up the rod and say Duluth Gar. That will wake the golem up, so I'm told. Abbucchite ma e si attiva il golem. Golem di Onneleth. Ma va bene, nomi a cazzo come al solito nei fantasy. A parte perché una verga? Cioè dovrebbe essere il telecomandino, letteralmente. Sì, ma io continuo a dirlo, Arlo, che come hanno introdotto i DLC è proprio vecchio gioco. Perché fanno letteralmente gli incontri. Guarda, questo è il DLC, vai a fare la quest per favore. E basta. Anche perché vedete qua non c'è niente. Sì, c'era lui come uno stronzo. How did a child survive that? The crater is still smoking. It's a boy. Five fingers, five toes. That's all that matters to me. The Maker has answered our prayers. Let's go home, Marta, and raise the Tyke as our own. Io non so se l'avete capito che cazzo è stata questa scena. O me lo sono immaginato io. È veramente una città Superman? Cioè, quindi canonicamente nel mondo di Dragon Age c'è Superman. C'è Marta, lo stronzo nel meteorite, il bambino è Superman. Ma che cazzo vuol dire? Pila di pepite. Minerale ferroso di un meteorite. Questo frammento di roccia caduto dal cielo. Forse è l'ultimo resto di un altro mondo nelle profondità più recondite del cielo. Se si riuscisse a trovare un fabbro in grado di temperarlo. Ma per...
Così The Bot, sì, l'hanno confermato, ragazzi. Se ci sta Superman, ci sarà anche il posto da dove viene. Focussiamo tutti. Aspettate che si vede un cazzo, non si vede. Porca puttana. Credo di star menando il capobranco. Bravo, Kiri. Attacca Kunari, va là di all'occhi mia, se sono esplosi. Gesù Cristo, sembrava sta su di Evil Within. Cioè, fulmine potente, ma stanna anche chi lo usa, perché ti fa partire le retine. Ma secondo me tuo padre era matto un culo, perché poi avesse sto posto che le gabbie e tutto. Ah, demoni, mi sa che lo studio di tuo padre alla fine ha fatto qualcosa che non doveva, come al solito. Sta cosa non succede mai con i maghi, ci avete fatto caso? Non esce mai un demone da qualche parte, mai mai, porca puttana. Tattica avanzata di Morrigan, cono di ghiaccio, algida. Ha funzionato. Sì, sì, tutti molto prudenti, i maghi. Vedi che tu a un certo punto cominci a pensare al non se ma quando. Perché a sto punto questo mi viene da pensare se ogni mago che è stato lasciato da solo ha fatto sto cazzo di puttanaio. Porca Eva. Poi uno dice, o è stato soggiogato, o ha fatto cose brutte. Ma in generale anche dove stavamo prima mi sembrava probabilmente sto posto normale, che gabbie e tutto quanto. Praticamente sono italiani i maghi, Harlock. Ogni volta che incontro un mago qualche roba mi viene da pensare, grazie al cazzo che ci hanno infilato dentro. Perché appena ci lasciano da soli io faccio uscire i demoni, o facciamo gli attentati, o facciamo la magia del sangue, e dentro le torri alleviamo i draghi, e porca puttana, cioè pure noi non ci vogliamo bene. Siamo? Di chi? No, no. Se è entrato un demone nel gatto, Misia. Porco di chi, mi hai fatto piangere, ma sei scemo. I would not suggest leaving in such hostile company anyhow, Amalia. Look how they act. Castro, vuole un attimo. Ma vedi queste frasi, il gatto parla. Ma sei un mago, figa. È la cosa meno strana è qua in mezzo. Tu ti dovessi preoccupare del resto. Non è realmente un gatto, vero? Demone del desiderio? Occhi viola. Sì, è un demone del desiderio, perché fai patti. Kiri sbrana. Gli è Malbet con la stessa identica faccia. Sì, lo so che sei una fregna, ho capito. Ogni volta che uso un incantesimo comincio. E cazzo sta succedendo? Sono sempre così. In realtà anche a me quella del circo dei maghi è piaciuta. Io ripeto, cioè quella quest è lunga, sì. Cioè se finché la fai la prima volta dici figata, la seconda volta fai ok, alla terza fai va bene. Dalla quarta in poi ti scartava i tricoglioni. Perché se la fai per la prima volta ci stai pure appresso, è bella. Perché c'ha tutte le robe di lore. Ti spiega dell'oblio. Ti fa avere un sacco di power up. E cazzi e mazzi vari. Alla decima volta che devi fare quel puttanaio, le palle un po' cascano. Ma in realtà non me ne frega un cazzo. Perché? Ma allora che? Affascinante, ditemi di più. Appesa per il culo, sì. Non ci provo neanche a nominarlo quel nome. Li avete aperti, vero? Brava scema. Si chiama non farsi i cazzi tuoi. Ma che sta a fare là dietro stai? Porca puttana, devo cacare a fischio. Ma avanti e dietro da due ore. Stavo dicendo, mi sembrava la storia standard del ladro, della coppia di ladri che poi uno dei due tradisce. Ho detto no, però ha svoltato, no? È cambiata. Poi c'è ritornata sopra. Poi ho detto ok, come mai questi sospironi? Oh, that. Merely reflecting on the hopeless nature of the task in front of it. Oh, non comincia a parlare come il professore mio di logica che te piglia a cazzotti, mi faccio pure male. No, aspetta, perché questa cosa? Ah, il tizio di Stan! Ok, perché ogni tanto, ragazzi, sbucano questi tizi che ti fanno... Allora, ti ricordi la quest che hai preso 75 ore fa mentre parlavi di Dark Souls in live? Per niente, proprio. Sentito dire che avete trovato delle cose interessanti. Che tanto noi sappiamo che lui effettivamente ruba semplicemente dai cadaveri. Per questo ha... equipaggiamenti di ogni cazzo di tipo. Perché ruba dai morti che trova in giro. Hai trovato una spada Kunari? E che niente pareva. Chi l'avete venduta? A collector. I can't go telling you all about my paying customers. One. Allora zio, o me lo dici o ti scrocchio le ginocchia. Dov'è la spada? The guy who bought it lives in Redcliffe. He's a collector. A dwarf named Dwin.
Esatto, lo conosco. Ma che cazzo di collegamento? Io già mi aspettavo lui che mi dice: è un nano de merda che sta dentro la città, al casino per entrare dentro la città per trovarlo. Cara, almeno finiamo sta quest di Stan. Secondo me adesso parte Stan e lo sgozza. Sto cercando la spada Kunari che avete comprato. Why would you be interested in that? It's mine. You know, Farron didn't mention the giant he from was alive. Bellissimo come non ho dovuto dire niente. Stan fa, è mia. Punto. Ditemi il vostro prezzo. Due sovrane, prendere o lasciare. Uno spadone Kunari. E nonostante sia intaccata da numerose battaglie, è stata comunque mantenuta come Cristo comanda. Spiegata. Se gli metto questo, che succede, ragazzi? Guarda che sembra uno di quelli, tipo, i templari sexy dei video, che sono tutti nudi, unti, però con l'elmo. Ma porca Eva. Strange. I had almost forgotten it. Completion. Are you sure you are a Grey Warden? I think you must be an Ashkari to find a single lost blade in a country at war. Sta sorridendo! Oh, non l'hai... l'ho visto! Era un sorriso. Cioè, ha fatto da così a così. Prima era depresso, ha fatto minchia, adesso vado a spaccare di legnate Dio. È carico. Io tecnicamente posso entrare, no? Perché custode grigio. È come in Tail, project manager. Io ho custode grigio. Vabbè, se dico questa, lui si gira. Pure tu! Oh! Ma avete cagato il cazzo. Ho affari importanti da sbrigare a Orzmar. Stai zitto che te vi accapocciate. Beh, no, aspetta, cioè questa perché esiste? Cioè mi ha appena detto, non abbiamo un re. Devo parlare con il re. Col nervo, il nano. Hai questo di grigio e corre l'aiuto dei nani. Loro alleati da sempre. Se dici qualcosa, zio, ti sgozzo. The Wardens killed King Kaelin and nearly doomed Ferelden. They're sworn enemies of King Loghain. Se i nani... is the royal seal. That means only the assembly is authorized to address it. Grey Warden, you may pass. You're letting in a traitor? And a foreigner? I nani c'hanno più intelligenza degli umani. Anzi, per essere più D&D-eschi, c'hanno più saggezza, effettivamente. Non intelligenza, perché qui è saggezza, non è intelletto. Essere saggi è sapere cosa è giusto o sbagliato. È differente. Correte dal vostro falso re. Oggi i nani non lo ascolteranno. You'll hear of this. King Loghain will see you. Sì, questo è il nuovo Malfoy. Mio padre lo verrà a sapere, non se ne va. Però vedete, sono stranamente gentili, ma aspettavo che mi sputassero in faccia. We prefer that outsiders not witness our infighting, but your presence will be tolerated. Oh, ma guarda tutto, ma aspettavo forché che i nani fossero quelli più col raziocinio. Cioè, io sono nato dagli elfi, che sei merda, schifoso, assassino, tutti stronzi. Human idem. Io tutto mi aspettavo, ragazzi, tutto. Perché i nani fossero ospitali. Però si dice anche, no? Ospitalità nanica. Poi tra un po' mi prendo una sberla in faccia perché si... stanno finendo i termini, ragazzi, perché si sta per fare mezzanotte. Ma che culo c'ha Shale? Morrigan, fatte passare la scheda d'allenamenti da parte di Shale. Handlers, separate these dashers and the diamond quarter. I will not have Balaam inside a riot. Not speak that way about the man who should be king! Scusate, ma ho visto dei nani con degli scettri sulla schiena. Ma cosa è successo? Ma poi scusate, ma sti discorsi. Ma potete mettermi a fare un po' più a sinistra? Ma davanti alla porta d'entrata della città, porca puttana, ma siete scemi. Cos'è un modellatorio? It's the bureau of all the shapers in Orzammar, led by the shaper of memories. If you're from the surface, I guess you'd call them scholars. Ok, grazie. Che cazzo gli avevo chiesto? Che cos'è un ufnufnuk? Lei mi ha fatto, dove risiedono gli ufnufkiani? Grazie al cazzo, zia. Mi spieghi che vuol dire? A custode donato non si guarda in bocca. Malbeth, se mai nell'anticamera del cervello provi a dire sta roba, ti stacco la capoccia a morsi e non ti dico neanche dove te la ficco. Vendono... Madonna, perché è così basso? Ah, perché giustamente è la bancarella di un nano, ma che bello! Bella, questa è una piccola battuta al fatto che i nani costruiscono tutto enorme perché sono piccolini. Madonna, questa non è lava, questo è oro liquido. No, al pari di quello di Dark Souls 1 è impossibile perché la lava di Dark Souls 1 era nucleare, ti faceva partire le robe. Salve! No one enters the prince's estate without an invitation. Salve! The prince values your... A fa' culo! Mi è stata di tutti la stessa cosa, o tutti mi è stata di...
La stessa cazzo. Io l'ho capito che vi serve un re. Me volete spiegare perché dovremmo eleggerne uno o quell'altro? Cioè, grazie al cazzo che non avete scelto, perché non sapete neanche voi i lati positivi di uno o dell'altro. Porca Eva. Posso smuovere in qualche modo questa situazione di stallo? Divento io un elfo rennanico. It lies with Prince Balin or Lord Harrowmont, and they are slow to trust anyone in these uncertain times. Dulin Varendern, Harrowmont's man, can be found at the Harrowmont estate. Varteg Gavorn, Prince Balin's second, is often here in the assembly. I only wish there was more I could do for you. Però si torna sempre al solito discorso, ragazzi. Non mi stanno dando delle motivazioni. Tu chi sei? Dulin. Non ho ancora deciso se voglio aiutarvi. Tanto ci ha aspettato anche qua davanti, perché anche il gioco sa che ci stiamo smaronando i coglioni, andare a destra e a sinistra. Bad, bad man. Yes, very bad. Questi sono stati palesemente pagati dalle varie famiglie per dire è cattivo, votate quell'altro. Perché secondo me neanche loro sanno chi votare e perché votarlo. È quello il fatto. Sì, è propaganda stecca. Ma quindi dobbiamo scegliere, punto. Ma in base a che devo scegliere, ragazzi? Perdonatemi. Ma hanno detto uno è diretto ereditario, quell'altro è un po' così. Sì, so delle informazioni che uno ha fatto dei finti accordi. Ha detto guarda, vi do questa terra. L'ha detto a due, ma... perché semplicemente l'ha fatto un po' lo schicci schicci. Cioè, a meno che non c'è qualcosa nei codex. Ok. E anche questo non serve a un cazzo. Quindi. News of the hour. Dai zitto. Quindi, io come cazzo scelgo? E non mi hanno sì, non mi hanno dato dei motivi. Beh sì, stanno aspettando, dicono, vai, fai tu. No, noi non ci facciamo mischiare con quelli di fuori, però scegli tu il re. Ma porca troia. Ma sì, a sto punto vado con Belen, perché cazzo, questa quest è tutta a sentimento, ragazzi. Perché molto probabilmente, cioè non è che è molto a sentimento, è proprio penso che sia la cosa che loro non parlano dei cazzi loro con gli esterni a sto punto. Mentre se tu hai fatto magari un'origine nanica, che mi pare c'è sta sia lo stronzo buono a nulla e il nobile, magari sei un po' più mischiato, sei molta più lore e compagnie, quindi puoi farti anche una scelta. Però porca troia, Lady Days. What do you want? Oh, I suppose you're the Grey Warden everyone's talking about. Ho scritto un fronte. Diretti e spontanei. Allora, per chi voterete? Who wants to know? It certainly can't be you. What interest would a Grey Warden have in who rules Orzammar? Oh, allora, visto che facciamo tanto sti giri di rotture di coglioni, guarda sti documenti e non rompere il cazzo, va, fanculo. This isn't exactly a surface broad... Never mind, it is true enough, but there's nothing I can do about it. This deal was made on behalf of our entire house, only my father can revoke it. Dove si trova? He is leading a deep roads expedition, trying to secure an ancient taig. It's unlikely he'll be back before the election, but perhaps this vote is important enough for you to brave the tunnels to tell him? The Dace family would be in your debt. Ok, quindi adesso abbiamo la scusa per andare nelle vie profonde. Ma ho capito, ma allora siete coglioni. Ma ditelo, siete coglioni e lo so. Avete fatto delle leggi? Cioè, già i senza casta c'hanno i pezzi al culo da ogni parte. Voi inoltre fate delle leggi che gli impediscono de campà. Ma siete stupidi. Ma almeno fategli fare le cazzatine. Fate o vi potete arruolare per entrare nella guardia che va nelle vie profonde. Ah no, perché quella giustamente è la casta dei guerrieri. Ma porca puttana. Ma poi dite che ve sgozzano. Ma ve sgozzerei pure io. Perché probabilmente sta cosa che fanno loro è per forzarli ad andarsene. Cioè andatevene proprio dalla città. Però vaffanculo. Sto cercando il ladro che ha osato rubare dal modellatorio. Is that so? What makes you think anyone here would turn me, I mean this person in? Zio, ti stacco il naso e te lo metto al posto del capezzo. Pass your stupid tome along. Too bad for you. Non lo fare. Ma io vedi che questa è una cosa che... Ma voi, se vi trovassi davanti a un party del genere, ma che cosa vi fa venire in testa il... Sì, li attacco. È bravo, è sì, incoglione. Ma che te devo dire? Chi è lei? Fine to see you here, Warden. A number of people have told me they hope to see you in the provings. Ci sto? Cosa avete in mente? Say the word and I'll line up a team from one of the younger houses. They don't often get a chance to test themselves in the provings. Tanto io li congelo e li faccio esplodere pure se fosse, quindi nel senso, organizzatemi una battaglia di squadra. Ormai, cioè, veramente sto posto è roba random, perché tu te giri, ehi ladri, te giri, ehi re, te giri, e la cazzo di arena. Va bene, facciamo tutto, che cazzo me ne frega. È tutto così randomico questo mago del sangue. Ma voi siete dei criminali. Oh, e continua a mancare. Ma io veramente gli metto un bastone in mano, eh. Io lo respecco. Raga, ma sapete che vuol dire che io ho buttato 20 punti? 20 punti
in destrezza. Che potevo stare con 50 volontà e vaffanculo. Nel senso, veramente sprecati. Quante volte posso farla? Ma ci stanno vari livelli e poi si ferma. Ma queste sono proprio arene pure e basta. Sì, ma non mi hai ripristinato il mana, ma sei un figlio di puttana. Ok, ripristinatevi tutto. Ma sono finite queste cose o possiamo farmare? Perché se mi danno veramente... Ma poi tra l'altro quanti soldi mi danno a botta? Ma mi dà 12 monete d'argento. Cioè, per carità, ho trovato dove può farmare i soldi, ma più o meno, nel senso... Sì, cioè, ma 10 centesimi... Ma come fate ad andare da soli nelle vie profonde? Abbiamo appena seccato da soli 35 cose. E tanto questi li troviamo parecchio qua sotto perché fanno finta di essere delle rocce. Si appallottolano quando passano gli avventurieri e li sbranano. Fungo delle profondità. Certo. Tipo come è successo adesso, credo. Preparati, chiudete gli occhi! Una lettera! Spizza, spizza, ruba, ruba, una lettera di Rika. Chi cazzo è? Mo voglio sapere. Belen se la fa con una servitrice. Hai capito, la servitrice punta direttamente al re. Hai capito, si scoprono gli altarini. Brava. Da quel che abbiamo letto nei codex, praticamente quelli delle casate più basse vanno a caccia dei nobili. Ikzo, andiamo un attimo in taverna. Non c'è Ogren. Dove è andato Ogren? Ah, vabbè, ok, capito. Sono abbastanza sicuro che noi appena andremo per andare nelle vie profonde, lui sbucherà e fa, vengo anch'io. Perché? Perché sì. Guardate se la mia mente da programmatore li conosce come le mie tasche, come le mie piccole sporche luride tasche, per fare una citazione. No, non è qua, ho mentito. Invece è qua. Fammi vedere, Ogren, che sai fare tu? Cincilla abbandonato. 38. Come sei messo in ambito equipaggiamenti? Un po' di... No, non si dice, ragazzi. Adesso se ne killa un altro. Ogren, ti devo dire una cosa. Fai cacare. Ma tanto, Questi erano due sgherri di merda. Quando arriviamo dal boss, vabbè, già c'ho in testa che saremo tre, anzi quattro, calcolando anche il doggo, versus il boss finale. Va bene. D'altro è addirittura un codice di un'arma. Nel momento dell'impatto, la spada del custode grigio che uccise Thoth, l'arcidemone del fuoco, si ruppe in tre frammenti. Però non mi sembra... Cioè, vedete, quando mi escono ste cose, tu dici... Aculeo dei defunti... Sei danni. Un po' una merda, però va bene. L'altare innanzi a te, benché spezzato, vibra di energia. Fie. Collochi le parti del corpo sull'altare. Il bello che abbiamo iniziato Dragon Age, leggendo i codex, nessun demone della superbia è mai uscito dall'oblio, perché se mai accadrà, sarà la fine per tutti noi. Due, cazzo! Ne abbiamo incontrati due! Due! Gesù! Tra cui uno l'abbiamo portato pure noi, mo! No, sei libera, dammi la mia ricompensa, un cazzo! Niente accordi con gli spiriti, mori, stronzo! Come al solito, demone fortissimo, ucciso da un party! Missione completata, hai ripristinato la bestia rubina e l'hai uccisa, ponendo fine al mistero. Va bene, Joe. Veramente? Ho ucciso un demone dell'orgoglio e come premio mi dai un'armatura di piastre? Cioè, se poi qualcuno mi viene a dire tipo, ma perché dovevi lasciarlo andare via? Lasciamo perdere una persona che gioca di puro gameplay e non di roleplay, ma una persona che c'ha un attimo di... sta nel flow del gioco. Ma quando Cristo Madonna fa uscire un demone della superbia in giro? Dopo mi andrò a spizzare nelle wiki che cazzo di premio mi dava. Piastre demoniche, ma magari fosse stata abbaffata, Cristo Dio, l'avrei capito. È un'armatura di silverite. Io non ce posso pensare. Batti un demone della superbia un'altra volta e quello che ti danno è letteralmente un pat pat sulla spalla. Ti danno un po' di XP e un'armatura. Gesù! Cioè... il cazzo di golem almeno mi ha dato una runa. Posso andare in giro a dire sì che l'ho sconfitto. Guarda, io ho ammazzato un demone da superbia. Lui mi guarda, ma che cazzo stai di... Pensano, uccisi due. Ma che cazzo stai a dire? Ma vattene a fanculo. Non ci crederà mai nessuno. Questo è proprio premio del GDR X standard. Hai qualcosa da scambiare? Armatura del volo. Cioè, vedete, mannaggia chi so io. Cioè, vedete che io poi mi devo incazzà. Io so tanto buono, ma poi mi devo incazzà perché il demone della superbia mi ha dato un'armatura
un'armatura de piastre de merda. Rook e il mangia cadaveri mi dà un'armatura del volere divino che costa 50 monete d'oro. Poi mi devo incazzare. E io mi devo incazzare. Ma poi che cazzo ci fai tu con 50 monete d'oro? Te le pianti in culo? Mi devo calmare. Dai! Oh. Dinastia. Cioè... Perché non mi chiamo Gesù Cristo? Almeno se questo diventava vino, io potevo ubriacarmi. Io potevo ubriacarmi e non incazzarmi. Un ragno di merda mi ha droppato un'arma unica. Non è di merda, perché dice la matriarca. Ok, a maggior ragione. Però no, quella mod devo installarla bene, ragazzi, perché vedete che sono un trasferello. Mi si fanno tutte cose. Cioè, vedete, io sono un ricordo del passato. Non ci sono. Quanti pro l'oscura? Allora facciamo una cosa. Ma si sono tutti congelati! Maestro custode, a random. Un po' leggermente. Cura il legionario. Ma quanto dura? Oh, tanto c'è anche un nome proprio. Che casino. Ma tra l'altro, ma congela tutti quelli che non passano il check. Qualsiasi nano che non sia Orzmar riesce a fare dei ragionamenti logici. O a computare. Ah, cioè questi stanno proprio qua. E seccano però l'oscura che arriva a caso. Ma perché devo porre fine alle loro sofferenze? Questi stanno combattendo, sono onorevoli. Anzi, madonna, diamogli qualche pozza, che questi saranno con le pezze al culo. Non mettiamogli altro stress nella testa. Cioè gli dico pure c'è sta il flagello su. Quello fai, vabbè, ho capito, vai. Ti accortello. Se lo pianta qui. Perché io faccio questa cosa, poi faccio la mia danza e faccio questo. Sì, ma infatti immagina avere quattro maglie anche del sangue. Che cazzo di porcata. Ma io posso anche... Mastro della forgia, leggo... Io mi immagino terremoto, due minuti dopo, tempesta di fulmini dopo due minuti, tempesta di fuoco e un po' di ghiaccio. A un certo punto però l'oscura ti guarda, zia ammazzami. Ma che cazzo, uccidimi. Ma non mi ci infilo là in mezzo. Tattico, obiettivo sbloccato. Non so di che cosa c'è tattico in questa esplosione. Che schifo. Ciao mamma. Tra l'altro. No, molla Ogren. Molla Ogren. Ogren ti sta sbaducchiando come una bambolina. E addirittura la killcam fa. Tutti sanno che la prole oscura mangia pasta col tonno. No, scusate. Ah, proprio così. Incudine del vuoto. Girare a destra. Ci abbiamo tutte cose che devono essere... Vabbè, non c'era bisogno, Ogren. Non c'era bisogno di ruttarmi in faccia. Perché c'è un flagello. Ah, questa già mi sta sul cazzo, eh. Sembra che un po' di aiuto potrebbe farvi comodo. Cioè, non dirò mai la prima perché a me non me ne frega un cazzo di Belen. Di per sé, a me mi serve che mi dà una mano contro la prole oscura. Sembra che un po' di aiuto potrebbe farvi comodo. E tu assumi, dopo tutti i miei sforzi, che potrai riuscire a waltzare in e seize l'anvil senza una hitch? How typically arrogant. Zia, ho affrontato con un gruppo di quattro persone circa un centinaio e passa di prole oscura più una matriarca. Si è dimenticata chi è il protagonista, esatto, Jorak. Questo include anche Ethfit e gli altri della vostra casata? Ma tra l'altro, ma perché l'hai lasciata lì? È questa la cosa che mi fa girare il culo. Perché lo sapete la cosa che mi fa incazzare? Che uno non ci pensa. Ma... mo lei sta a fa sta cosa per i pigliai golem, tutto quel che cazzo che volete, ok? È una cosa positiva. Però lei, facendo quel puttanaglio, prima di tutto ha fatto sterminare non si sa quante persone. E inoltre ha creato un nido di prole oscura. Perché la matriarca, da quel che abbiamo capito, giustamente sono passati due anni da quando se n'è andata a Branca. La matriarca era una stronza della sua famiglia. Cioè, una povera stronza, anzi. Quindi capito, cioè nel senso, ok, ma va bene, ecco qua. Zona Dark Souls 1, siamo arrivati allo Stizalith. Infatti l'altra parla di tradimento. Eh sì, ma perché, cazzo, l'ha lasciata lì in balia. Tutti che venivano i maschi mangiati, le donne gli davano in pasto la roba, le ingravidavano, facevano chissà quante schifezze. Cioè guarda, cadavere di un nano. È rimasta lei. Ma tu sei matta in culo. Ma tu sei matta in culo. Cioè ha detto letteralmente, trappole non ci sta a modo per sapere come cazzo sono messe, quindi tocca andare a tentativi. Lei mandava i membri della famiglia avanti. Cioè
Vai. Ah, cazzo, è morto. Va bene, una l'abbiamo disinnescata. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, che per carità, l'obiettivo finale è anche comprensibile, perché il poter ricominciare di nuovo a forgiare, a creare i golem, diventa qualcosa di devastante per riprendersi le vie profonde. Però, Dio Cristo. Some of the women were transforming. I knew what they would become. There would be an endless supply, fresh dark spawn to test the traps. They could still serve me. Let me find the anvil. It was the only way. Io non sono entrato in fight, ci sono entrato. Cioè, vedete, mi ha sentito il gioco. Ha sentito il mio istinto omicida. Perché lei lo sapeva che sarebbero diventate delle matriarche. Però nel suo cervello non è che ha detto, cazzo, li torturano, le stuprano, no. No, 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 ha detto, oh, oh, buono. Buono, cioè crea altri prolo-oscura che vengono qua a cazzo e mi attivano le trappole. Ogren, io te lo dico, tu moglie la sgozzeremo molto probabilmente alla fine, e poi dipende come andiamo. Io sono esterrefatto. Quella è veramente la personificazione del il fine giustifica i mezzi. Perché capisco che lei sta cercando di fare sta cosa per il bene superiore. Perché semplicemente non è che quell'altra l'ha tradita. E se ha visto, oh, tra l'altro anche le cose che diceva. Dio Cristo, nella notte noi cercavamo di dormire ma sentivamo gli urli strazianti. Non è che erano state catturate e cercavano di dormire. No, ci sono le tende. Erano accampati qui, ma riecheggiava nelle vie profonde la gente che veniva mangiata, che veniva stuprata. E giustamente ha detto, proviamo a dargli una mano. Oh, un golem pietrificato. Valvola del gas. Che era? Ah, il golem di pietra. Vabbè, prima disattiviamo tutte cose. Beh, voi potreste anche attaccare nel me... È il più fedele rispetto a... Cioè, mi sembra per adesso il più sano rispetto a quella nana di merda. Quello sì. Ma che bello. Branca ha spammato 27 muri di scudo a caso. Stava andando in Super Saiyan. Che cazzo stava succedendo? È crashato il gioco, ma tipo ha tirato un infarto. Ah, ok, era chiuso. Come cazzo ho fatto a passare prima? Che cazzo era successo, ragazzi? Un glitch mega galattico. In realtà ho trovato qualche nuovo coso per la speed, no? Magari stava recuperando il bug. È crashato per quello. Ah, ma minchia, ma avevo skippato... Ma avevo schifato proprio tantissimo, ragazzi. Veramente speedrunner qua, raga. Io pensavo che dietro la porta ci fosse dove cazzo dovevamo andare. Scusate, ma che cazzo era successo? Ah, ok. Cioè, infatti è vero, me l'ho dimenticato che ci dovevano essere le trappole e compagnia. Wide, non è spiegato un cazzo, non c'è stato. Sì, io non ho idea, Kyle, non ho veramente idea. Io pensavo che dietro la porta ci fosse l'incudine del vuoto e vaffanculo. Invece no, c'era l'inferno. Guardalo quanto chonky. Dice, porca puttana. Va bene. Vabbè, scusate, solito il vostro momento serio. Ma sì, ma se sei inciampa per sbaglio è la fine, minchia, che corona. È un elmo, non è una corona, però va bene. Distruggerò l'incudine come concordato. So che questa sarebbe stata una cosa che poteva dare una mano alle vie profonde, ma è pericolosissima. Ho capito, se si sbagliava a forgiare la corona pure lo spaccava sto coso. Deduco. Porto una corona da parte del campione Branca. Tocca dirla sta cazzata, perché se gli dico semplicemente sull'incudine del vuoto, loro mi chiedono chi l'ha fatta. E tu gli dici il golem, e quindi ti fanno, ah, ma quando l'incudine ci sta ancora, dov'è? Quindi Branca. Caridin was trapped in the body of a golem. Stai zitto! Granted him the mercy he sought, releasing him and destroying the anvil of the void. Before he died, Caridin forged a crown for Orzammar's next king, chosen by the ancestors themselves. I would like to believe Ogryn's word, but it's well known the Grey Warden is Balin's hireling. Silence!
this crown. Wench! Qua è proprio il gioco che ti dice: zio, lo so che stai dicendo una puttanata. No! Dobbiamo dire le cose come bisogna. È toccato a tagliargli quelle tre ciglia. Ormai l'ha detto Neko. Ha detto no, è questo in realtà. Chissà se non ce l'ha in parti, però mi sa che qua sbuca per forza. Ha chiesto di dare la corona a chiunque io desideri. In questo momento Malbet vuole fare il cazzo grosso e dice: no, non è il campione che ha scelto chi cazzo deve stare là sopra. So io che sceglie chi cazzo ci deve stare. E la affidiamo a quello stronzo di Belen. Perché tanto sono tutti e due pezzi di merda. Non è che ci sta uno meno, uno peggio, eh. Sarebbe da esplorare il fatto se effettivamente il papà di Belen ha detto a lui: non far andare mio figlio sul trono perché è un pezzo di merda. Perché è fattibilissimo che il padre abbia visto come si comporta il figlio. Sa che è un po'... E quindi ha ucciso il fratello, non a caso. Quindi potremmo darla anche a Ormond. Però ho troppo poche informazioni. Perché ripeto, questa purtroppo è stata una quest in cui ti dicevano di andare a sentimento. Cioè tu dovevi farti il primo scalino di entrambi, spulcicchiare nelle camere, nei documenti, e ti potevi fare un'idea. Però andando in giro o leggendo i codex era un puttanaio. Quindi l'affidiamo a Belen. Cannot defy a paragon. The throne is yours, King Balin. Then as my first act as king, I call for this man's execution. Guards, seize him! È stato un rivale onorevole. Lasciate che si ritiri in pace. Vedi che però tu sei un coglione. Sei diventato re da 5 minuti. Ma vuoi farti furbo? Ma vuoi avergli quei due punticini di merda extra su intelligenza? Lasciate che si ritiri in pace. Già, già rotto il cazzo. Sì, è andato da 5 minuti. Già rotto i coglioni. You know better than anyone the war facing us, Warden. Orzammar cannot afford to be divided. Anyone undermining my reign is serving only the Darkspawn. I will return to my palace to gather my generals and prepare our forces for the surface. I will see you there, Warden. You have my gratitude for all you have done for me. Ah, proprio. Bravo, grazie, arrivederci. Te vedemo. You are foolishly spending a great deal of time with that assassin. Sei gelosa? Morrigan è geloso di Ze... Ma perché poi? Ma ha detto che c'ha la mamma puttana, mica ma cioè, non stavamo a fare le cosacce. Mi ha detto, mi è morta la madre, stavo in un bordello, ho ammazzato delle persone. E non è che... Immagino che tu intenda, Zevran. The elf is attractive enough in his way. I can see why you would find another man such as him desirable. My point is that you and I have shared a bed together. It seems hardly fitting to have you doting upon another at the very same time, does it? Oppure no, sei gelosa? Suddenly find myself acting the possessive wife. I do not enjoy it and I have little doubt that is just as unappealing. Che bella quando si incazza. The matter is this. I do not share. You may do as you wish, but if you pursue another, you may not also dally with me. I will not be where I am not valued. I simply wish to know where I stand. Scelgo, ma scusate, ma da quand'è che stiamo facendo qualcosa con Zevran? Mi sono perso qualcosa? Un principio di romanzo con Zevran senza volere? Ah, per quando mi ha fatto le avanze gli ho detto, vabbè, non mi dà fastidio se mi guardi il culo. Ma quello era per dire, fai quel che cazzo che ti pare. Nel senso, a meno che di notte non fa le cose brutte da solo. Lei sa cosa hai fatto, ma no, che cazzo ho fatto? Io non so niente, ragazzi, sono innocente. Voglio te. Then I trust you will make that clear to Zevran. Agreed? Your desire? Vabbè, non c'è un cazzo da... Ma va bene. Zevran disapprova meno 26. Ma che cazzo vuoi? Zevran, a quanto pare, non vuoi pucciare il biscotto. Non so chi ti ha detto che potevi, però... I take it you have found another more compatible with your tastes. No, there is no need to deny it. I do not mind. Such is how it goes, yes? Non poteva funzionare, non ho avuto scelta, scusami Zevran. Ma come cazzo? Oh, raga, ma veramente perché gli ho detto non mi dispiace che me guardi? È partito il principio di romance? Serio? Perché dici che è un po' flirting? Scusami Zevran. Ah, don't be my good friend. I never asked you for anything, did I? So I'm forced to ask, if we are not to be lovers, are we... Ma io spuntavo all'essere amici, non che te lo dovessi buttare o che tu lo buttavi a me o che facevamo le cosacce. Nel senso, beh, lo spero proprio. Good. Nothing would please me more. Some friendships are worth pursuing. Abbiamo risolto. Sto beautiful. I have been mistaken. Che è successo? Hai ammazzato un bambino, non lo so, non me lo dire. Ti prego, che vuoi dire? You are a soldier worthy to stand among the Beresad. I did not think so when we first met. Grazie. You are welcome. The day will come when the Beresad...
I dialoghi con Stan sono sempre molto... Ciao, dimmi, come stai? Bene, tu? Bene, fine. Cioè, sono molto dritti. Lì dietro vedo un giaciglio. Vado subito a spizzare. Ecco qua. Sembra stranamente intatto. Le tende dei giacigli sono coperte di foglie, ma sono asciutti e interi. Non avverti alcun segno di pericolo, anche se ti sembra strano che l'accampamento sia stato abbandonato. Forse ispezionando il campo potrai trovare indizi sulla sua natura. Ma in realtà, se dovessi andare di intuito e codex e compagnia, potrebbe essere tranquillamente una trappola di uno spirito, di un Wraith che ti fa dormire qua perché è un posto appunto asciutto e sicuro, tu ti addormenti e ti blocca nel limbo alla Madara, ti fa lo Tsukuyomi là come cazzo si chiama e ti schioppa qua sul posto. Guardi nella tenda e si ti sorprende nel trovarla asciutta e accogliente, pulita ma vuota, che posto perfetto per riposare un poco. I want to do nothing. No, ma vedi Alistair, appena ci sta un demone lui sì, me faccio un culo. Sempre Alistair ci casca. Giustamente. È bella come cosa, perché lui non se ne intende. Non possiamo andarcene ancora. Dobbiamo stare allerta. Eh sì, perché è asciutto, è caldo, è pulito, è fatto apposta, è un Wraith sicuro. Ad allerta. Potrebbe essere una trappola. Continua. No, aspettate. Che è successo? Malbeth era letteralmente... Aspettate che prendo l'acqua. Se gira morti. Tutti. Se ha letteralmente fatto tipo John Travolta. Si è rigirato. Non c'era più il party. Ah, Balbalbero. Non vedi? Sono un lupo mannaro. Perché dovrei dire questa cosa di roleplay? Ho appena seccato tutto la pineta qua dietro, te lo dico. Amici, amici, poi ti inculo la bici. Io te lo dico. The world is... certainly full of marvelous, unexpected creation. Ma stai zitta che ci hanno attaccato vendite st'alberi tu. Eh sì, parla in rima, Jorak. Ci ho fatto caso adesso. Qual è il favore? As I slept one early morn, a thief did come and steal an acorn. E immagino che tu la rivoglia. Dai, molto bene, ti aiuterò. Una tenda di riferimento. Vai a pisciarci sopra. Non ti offendi tu, spero. Chi cazzo è quella laggiù? No, voi adesso mi dovete dire chi cazzo è quella laggiù. Una turista, sì, per la foresta piena di lupi mannari. Sei tu il ladro che ha preso la ghianda della grande quercia? Vuoi che risponda a una domanda? I have to ask you a question first. Non è una domanda? Would you know a question if it was asked? Allora, vuoi farmi una domanda? Think it is your turn to ask, is it not? Hai la ghianda della grande quercia? As a matter of fact, yes. I do have that tree's acorn. I stole it and it was easy. Silly tree, should have locked it up tighter. Che cazzo ci fai con una ghianda? Te la pianti in culo? Non ho capito. Zio, guarda, gli sto per castare un pietrificazione addosso, lo faccio esplodere. Io lo faccio esplodere. Soltanto così da far esplodere Babbo Natale. Voglio scambiare l'elmo, voglio scambiare il libro, voglio scambiare la... Dammi sta ghianda, porco! And what do you have to trade for the acorn? Questo. Palla di fuoco in faccia. Nella foresta ho trovato alcune cose. Questo anello d'argento. Volete farmi un'altra domanda? Aspetta, chi sei? Who am I? Why do you want to know? Did they send you? Did they tell you to ask? Sono un sacco di domande, sarà meglio che tu abbia anche delle risposte. BOM! Nel culo! E poi tra l'altro te lo mettono proprio qui. È ora di ucciderti. C'è il gioco che ti fa, dai, ammazzalo. Ammazzalo, stronzo. Ma quante cazzo di linee... C'ha il più linee di dialogo di Morrigan. Ma perché c'ho il vago presentimento che sta cosa non sta andando a finire da nessuna parte? Le bestie hanno fame. Si nutre il grizzly. Io ve lo giuro, ragazzi, c'ho la vena del collo che sta per scoppiare. È questa la ghianda che cerchi? Ah, ci fa passare quella buzzettona gigante nell'altro posto. Ho sterminato tutti i tuoi fratelli, ma dettagli. Ah, è Anerin. Come cazzo si chiama? Il tizio di Wine. Ma che cazzo? Cazzo ci fai qua? Ma poi vicino al matto te metti? E te, drago de ghi, resista a tutto, tranne a questo. Aprite gli erpoder, scusate, un po' too much. Gameplay da mago, be like, io guardo. Io sono semplicemente lo stratega, tipo su Fire Emblem, ragazzi. Io guardo mentre la gente apre. Potete calmarvi? No. E mosto Atronach della natura. Che cazzo è? Sì, ma parli con il lag. Ma eri incoglionito perché parlava e arrivava dopo. Ma bellissima, fatta tutta con le radici. Sì, comunque vedete, lei è Morrigan. Uguale. C'ha le stesse smorfie. Ce ne andiamo fuori. Prossima volta andiamo da Zatrian a chiacchierare. E comunque si è fatta una certa. Tanto siete 15 a luna di notte. Grazie, belli. Non finiremo subito. Se almeno parlamentare con loro, ecco cosa vi propongo. Gesù Cristo. What if it is revenge they want?
and not talk. Sì, ti difendo se ti attaccano, però sei proprio un cacaminchia. Non credo che si arriverà tanto. I fail to see the purpose behind this, but... Oh, zitti, Bonnie, che forse non finisce come un bagno di sangue. Se io prima ero un bocconcino, lui è proprio tutta la pappa reale. So here you are, spirit. She is the lady. Madonna, pensavo lo stesse per scrocchiare. Ho visto il collo aperto, raga. You've taken a name, spirit. And you've given names to your pets? Tecnicamente ce l'hanno i nomi, se sono delle persone! It was they who gave me a name, Zathrian. And the names they take are their own. Pare un appunto nomi cringe, perché passo svelto, sembra uno che passa per pulire, però... Without Zathrian's own blood. Beh, che in mezzo a tutto sto puttanaio ci fosse la magia del sangue, avevo capito fino all'anno che sono incoglionito. Mi ha fatto come... magia, ha usato il suo stesso sangue. Tutte cose. E a te al cazzo, sei evocato uno spirito slash demone. No, questa è madre natura, Nego. Già che non si ha a Pons di fuori è un miracolo. Non c'è modo di farla pacifica, eh. No, l'ha castata. No, l'abbiamo interrotto! Madonna, spaccatelo di legnate sto elfo bastardo! Rompetelo, Cristo! Dai, non è morto, meno male. Ti prego, ti prego. Madonna brava madre natura. Mamma mia, un bacio te do. Vi prego, fatemela fare pacifist una volta tanto. Tutto questo non è andato avanti per troppo tempo. Anzi, meniamo sui sentimenti. Lascereste davvero morire il vostro clan per questo? Perhaps I have lived too long. This hatred in me is like an ancient gnarled root. It has consumed my soul. Fai girare quelle rotelle. Spirit. You are my maker, Zathrian. You gave me form and conscience. Hai capito, Zathrian, che forma che gli ha dato la madre natura? Guarda che 20 minuti fa ho detto, mo finiamo la live. Mortacci miei. Show mercy. You shame me, spirit. I am an old man. Alive long... E non ho dovuto fare neanche un tiro su persuasione. Tutto mio qua, eh. Altro che D20. Tutto mio. Catroia. Gli abiti dove l'avete presi? Dall'OVS? Come... Minchia, farete una cucciolata di figli con sti occhi fantastici gialli dei Witcher. Ah, proprio... Fa culo! Scappano via tutti qua. Deduco... Di nuovo. Tanto che bello che ci avevano. Ci ho fatto caso adesso, ragazzi. Non avevano i letti, avevano letteralmente le cucce. Avevano le cucce dove dormire. Qual è la parola d'ordine? Qual era? Ma sì. Aprite e basta. Qual è la parola d'ordine? Il Nug grigio vola a nord per l'inverno. Cazzo no. I grifoni risorgeranno. Scusate, ma che detto di merda? Io preferivo quello del Nug. Loghena, incastrati, custodi grigi. 20 nat. For what it's worth, I believe you. Vabbè. Tanjavi, let's kill ourselves a warden. Va bene. E vai, quanti? Sciottato un cunare. Sciottata la signorina. Uccidiamo questo de grigio. Mi apro il culo. Codex. Dane e lupo mannaro. Ma perché nel bordello ci sono i codex? Perché tra una bombata e l'altra. Cultura del Ferelden. Nel bordello. Perché nel bordello? Sanga. Welcome to the Pearl. I'm Sanga, the proprietor. Have a seat. Get comfortable. And tell me what you need. Every one of my people here is a skilled craftsman. And don't let anyone tell you different. You'll have to go one at a time, I'm afraid. Our rooms aren't quite big enough to share between so many. But we can discuss. Ah, beh. Me l'ero dimenticato che eravamo in un bordello. Ho detto, che cazzo sta a parlare? Gli uomini esperti, cazzo, ammazziva. Le stanze, troppi in una stanza. Ma cazzo stai? Poi mi sono ricordato. Uomini, donne, entrambe, sorprendetemi. Che cazzo vuol dire sorprendetemi? Per fare contenti tutti. What can I get for you, honey? Donne. Morrigan, non mi odiare! Morrigan, ti prego! Ok. Ho paura. Peccato che non c'è una Gunari, davvero. Però dai, dai. Belline, c'è un'elfa. Tutte umane, credo. Due. Questa palesemente... Ha i debiti fino al collo e ce l'hanno portata qua. No, ho cambiato idea. Visto che ho fatto il cattivo, ti do un bacetto. Ah, sono i mercenari. Ma tanto siamo sopravvissuti tutti. Come è successo, non lo so manco io. And people actually voluntarily attack you. Are they just stupid? Here's the payment I promised.
I might have more. Madonna, ma sto quindi sei intelligente. Ha detto scusate, ma c'è qualche coglione che vi attacca pure. Madonna. Madonna. Maestro Wade. The bloody customers are bothering me again. What do I pay you for, anyhow? Sorry, sorry. Wade is a genius. Truly, you will be astonished by his work. Minchia, ma tutti quanti che vi siete svegliati con un cactus in culo oggi? Che è successo? Loro non sanno però che hanno davanti un mago che li può pietrificare e far esplodere sul posto. Sapete come creare un'armatura di scaglie di drago? You have what? Scaglie di drago, mannaggia la ma... Perdonate. Marvelous. Look how it reflects the light. Ma mi hai schifato 2 minuti fa, ma te dirò una capocciata. I don't want to know. Ho ucciso un drago, easy peasy lemon squeezy. I must confess I have not the skill. Why, oh maker, do you torment me? If you find Drake's gear, sir, and if I could practice then, one day, I could make a fine set of armor for you. Oh, there, there, Master Wade. He does get terribly emotional at times. Come again. Cazzo vuol dire che Amaga torna più tardi? Può fare qualcosa con quelle scaglie di drago? Oh, no, he can't. Did I hear right? You, you, a man, you... You have Drake scales? Ci vorrà molto. It will take however long it takes. You don't rush a master. Vi pago 10 sovrani in più, basta che ve sbrigate. Uè. You'll hear about your order. Sì. Oh, è pronti, eh? And it's garbage. I wouldn't let a festering swine wear it. Wade, it's amazing. I don't see anything wrong with it. Are you blind as well as stupid? The leg guards are too tight. It'll chafe. The dye isn't even... Look here! I see a splotch! It's garbage, I say! It's fine! E tanto questo è il tipo che crafta armature di Cristo, ma dice che sono de merda. Vediamo, vediamo. Oh, è un'armatura craftata dalle scaglie di un alto drago. Non mi fate incazzare, eh. Per favore. Ah, ma tra l'altro è un'armatura media. Don't tell me you're wearing that garbage! Find me more scales. I'll make... sì, perché i draghi narcono in cima all'alberi. Ma c'ho veramente... Ma dove cazzo l'ho... Vabbè, ho altre scaglie. Ah, magari ti fa un'armatura media e poi ti fa un'armatura pesante. You worry too much. Just give me the scales, friend. E tanto non è che ci posso fare qualcosa. Posso usarle come fermacarta. Toh, ciappala. Ecco per 20 sovrane come incentivo. 30 sovrane sono partite. La voglio perfetta. Anche perché con 20 sovrane ti ho pagato praticamente il mese. We're closed. Oh, it's you. The Drake scale armor is done. And it's, well, decent. Few things I'm rather proud of. And it didn't take as long as I feared. Odd. You'd better be very proud, Wade. We can't afford any more flights. Ma pause dei piaceri, che vi ho dato 30 corone in una giornata, porco? I wouldn't mind working on Lord such and such's armor today. We'll see how long this lasts. Here's your armor. Now please leave. Comunque, zio, ti posso dire che tu non è che sei così tanto furbo con i clienti, perché dire a un cliente andatevene a fanculo sei proprio stupido, comunque. Allora, guanti superiori in pelle di dragone di Wade, mamma mia. And if you have any more scales, you can show... Te l'ho pagata 30 corone, tu mi devi leccare il buco del... In realtà ho ancora delle scaglie. You just don't know when to quit. Questo ogni volta tu la sei, bro, dammi le scaglie, porca troia. Ti prego però, cioè almeno fai che è decente l'armatura, zio, perché fino adesso mi hai dato merda. L'armatura pesante di scaglie di drago, l'armatura più resistente che potete, la corazza di ossa di drago. No, l'armatura più resistente che potete creare. Devo poterci riprendere il fiume da solo. Tanto lo so che adesso mi dà la merda, io lo so che mi dà la merda, ragazzi. Ti prego. Ok, hai la mia attenzione. Ok, oh, adesso Wade, mi hai convinto. Bravo Wade. Ma ho capito, ma si sta rifullando costantemente o sono io? No. Ragazzi, si sta costantemente rifullando. È perché lui usa costantemente quella roba per curarsi come una merda. Ma scusami, ma che cazzo vuol dire? Ok, l'abbiamo paralizzato. Dobbiamo fargli danno. Guardalo, dissolvere magie. È diventato un revenant adesso. Seconda fase, ragazzi. Tecnicamente è più easy perché sai com'è. Non si cura a stecca, a cazzo. Strizzagli le palle, guarda come muore. Ma... No, questo è palesemente un boss segreto alla Final Fantasy. Ma poi quanta cazzo di vita gli ha messo? C'ha veramente un fottio di vita, ragazzi.
ragazzi, eh. No, è tornato a essere qualcosa, è preoccupante. Malbert usa di nuovo assorbire mana, così non può usare magie tecnicamente. Ma perché cazzo qui, se voi non avete assorbire mana, lui continua a curarsi. Più forte del boss finale, palesemente sto stronzo, eh. Che tanto sì, lui ogni tot cambia forma. Madonna mia, sembra che sta affrontando la cosa di Final Fantasy 7. Mo non mi... Oh. Ah, è la fine della quest dei Revenant. Lui è l'ultimo. Perché tu, quando affronti i Revenant, trovi tutti i pezzetti di carta, no? Riunisci tutti i pezzi di carta, fai una lettera che ti porta dall'ultimo. Questa è tipo una sfida finale che mi ha dato 200 d'XP. Ovvero un cazzo di niente. Però, Dio Cristo, che parto. Tra l'altro ho scoperto una cosa che a me mi ha fatto cascare le braccia. Sapete questa cosa qui? Dare gli equipaggiamenti non serve a un cazzo. Non li potenzia. Serve a darti l'XP. Serve letteralmente a dare al personaggio dell'XP. Praticamente dando gli equipaggiamenti qua fai tipo riciclo, no? Cioè non ci farai mai un cazzo con una determinata roba. Buttala qua invece di venderla e ti prenderai dell'XP. Ma porca troia, ma quando cazzo me lo dice il gioco? No, noi ci potenzieremo, diventeremo più forti. Poi magari arriviamo al fight finale che io a quegli stronzi di Radcliffe gli ho dato 300 corone fra un po'. Saranno con l'armatura base. Dio Cristo. E Yana c'ha proprio dei gusti de merda. Beh, abbiamo ucciso le vostre guardie. Canary mercenaries expendable. And this way I don't have to pay them. Good for both. Peccato che allontanano anche le mie mani dal tuo collo. Why do you want me dead so badly? Perché sei più brava di lei, zia. È semplice, sei più brava di lei. Sei figa, sei Leliana. Sarai quella che troveremo fino a Inquisition, che se farà un nome. Avreste potuto mandarle una lettera. No, what she says. She's lying. Sì, grazie al cazzo, Leliana, che sono nato ieri. Che tra l'altro poi ci ha minacciato dicendo c'ho fuori un sacco di persone. Zia, stai veramente minacciando un custode grigio che affronta centinaia di pro oscuro da solo con degli umani. Cioè, come quando in The Witcher entrano in taverna, vanno dal witch e gli fanno te ne devi andare al cazzo, pezzo di merda che te sfonna. Ma sei serio? Cioè, stai facendo veramente questo tentativo di intimidire? Cioè, ci stai provando? E poi esplodono tutti. E dici, brutto il Witcher. No, sei brutto tu il coglione. And you think you can kill me? Sì, un attimo ci vuole. Chi ci sta? Ci stanno arrivando delle... Che cazzo è quello? Ah, è un mago kunari. Aspetta. Un Sarebas. È un mago kunari. Ma che cazzo stai a di? Due maghi kunari. Ecco, già questi, ma Marjolaine è stata... È stata pietrificata. Sono potentissima. Vorreste uccidermi così? Mi sa di sì. Sono fortissima. Sono potentissima. Ma stai zitta pure tu. Ma basta? Cioè, bravi, belli tutti. Va bene, ho capito. Facciamo così. Vedete come si disattivano le trappole? Questo si chiama metodo branca, ragazzi. Ehi, quanto è durata sta quest? Easy. Vorrei parlare di ciò che è successo oggi. It's nothing, I'm fine. I'm just thinking. Parlatemene. I can't get what happened out of my head. Tu che tagli la capoccia alla tua maestra. I forgot my life as a bard while I was in the cloister. Ma cazzi a cazzo, perché là vi svegliate, pregate, fate un po' a cazzottini e andate a dormire. Don't you see? It ruined her. It will ruin me too. It's already happened. When we killed her, I enjoyed it. Hai gioito, zia, perché ti ha rovinato la vita. È nella natura umana, esatto. Non dovete punirvi per questo. No reason to rejoice over her. Zia, però, qua ci sta un po' di ipocrisia. Cioè, questo è quel momento anche che succede in molte campagne di D&D dove... No, cazzo, ma questa persona che abbiamo ammazzato non se lo meritava. E gli altri 700 banditi? I cunari? I doghi? I poveri cristi che venivano forzati? O anche i pro l'oscura che erano poveri stronzi trasformati? Cioè, nel senso, perché questa sì, questa perché c'ha la tonza d'oro e quindi ci dobbiamo fare le pippe. Cioè, l'altri che effettivamente aveva più senso, no, questa ti ha inchiappettato, ti ha mandato in un altro territorio, ti ha rovinato la vita. Però sono come lei. Tra l'altro sì, una che ti manda i sicari, tu ti fai pure ste pippe di merda. Ma Jolene ha scelto ciò che è diventata, voi potete fare lo stesso. Can you be so sure? Vedi questo coltello? Io te lo posso piantare in fronte, ma scelgo di non farlo perché sai com'è, non voglio farlo. Se tu ti ritrovi col coltello in mano, puoi non piantarmelo in fronte. Indovina un po' perché? Perché scegli di non farlo. Ma come ne sei così certo? Madonna, ti spacco la testa. Avete lasciato la chiesa per aiutare gli altri? Questo significa qualcosa. Do you really think so?
Hearing you say that gives me comfort. Madonna. C'è Morrigan che emana magia del sangue. Madonna, ma così a faccia a faccia? How could I not welcome a man so important as to call every lord in Ferelden away from his estates while a blight claws at our... Guarda che faccia da culo. Che faccia da culo. You have my sympathies on what happened to your order. It is unfortunate that they chose... Zec, che faccia di merda sei? Ma che faccia da cu... Ma ti posso mettere al posto della tazza del cesso? Basta... Ma che faccia di bronzo di merda sta facendo? Your selfish ambitions to the throne. Certo, se non avessi fatto sterminare l'esercito più tutti i custodi grigi, magari mo stavamo messi un po' meglio. No? Sì, è molto bello qui. Because it's likely to be your last rest for a while. Che te pareva? I am Queen Enora's handmaiden. She sent me here to ask for your help. Scusate, aspetta, infatti, ma Enora non è la regina che sta con Loghain. Perché Enora dovrebbe richiedere il nostro aiuto? Datemi una buona ragione per credere a questa folle storia. You do not want Loghain ruling Ferelden. And if Enora can speak at the Landsmeet, her voice would sway many nobles. We may have no choice but to trust. Sì, tanto il culo che ci sta in gioco è il mio, no? Il cazzo in culo chi se lo piglia. E dunque cosa proponete di fare? In uniforms. I'll hire so many new girls every day. A few more will not cause much. Madonna, se ci stanno per inculassa, ma proprio forte, ma duro, ma con la sabbia proprio. Lo sapete che lo sento proprio, che spinge. Salva la regina. Nel caso peggiore muoio io. Sì, appunto, c'è il culo sopra il fuoco, ce l'ho messo io. E credete davvero che la figlia di Loghain lo tradirebbe? Merlina's story. Non me ne frega un cazzo di Erlina. Quella sta con lei, mi devi dire tu. Sì, però noi non stiamo calcolando la funzione inversa. Facciamo matematica. Nella funzione buona succede che lei ci dà una mano a noi. Dice, ah, Loghain è stronzo. Ok, funzione inversa. Ci trovano a casa della regina, travestiti. E quindi potrebbero fare. Stavano provando a uccidere la regina, bastardi. Non ci stanno pensando. Ma no che si fa un massacro. Stiamo andando a casa della regina, Harlock. Stiamo entrando di soppiatto nella casa della regina. Cioè, sì. Dice il vero, gli stiamo a dare una mano. Dice il falso, ci stiamo a infiltrare nella casa da regina. Nel senso. Ma se intervenissi non potrebbero incassarmi per il suo omicidio? No more easily than without you there. Vabbè, ho capito. Guarda, non voglio neanche fatte perché tanto ho capito che qua la cosa è, dice, tanto il culo è il tuo e basta. Cioè, questo sta succedendo, ragazzi, eh. Mi stanno dicendo che il culo è il mio. Qua posso aprire? Lo sfondiamo. Tanto non è casa mia, no? Grandi loot. Cazzarola. Già un fight. Fammi azzeccare, è di Loghain. Quando il master ti dice, tiratemi su percezione. Quanto avete fatto? 3, 7, 2, 1. Non vedete un cazzo. Adesso facciamo un passo e moriamo. Il rituale dell'unione, potete nominare altri custodi grigi? Could, for Ferelden's... Porca troia. But for the joining to work, the recruit needs not only fresh darkspawn blood, but a drop of blood preserved from an archdemon. Alice, ma un po' di lirio, un po' di sangue. No, non ci vuole un po' di lirio, un po' di sangue. Ci vuole il sangue dell'arcidemone. È un po' diverso. È leggermente diverso. Si infittisce anche il come cazzo l'hanno fatta l'unione la prima volta. Prima c'era il cicchetto di sangue di Prole Oscura. C'è caduto dentro un po' di sangue di arcidemone. C'era un bicchierino di vino lì vicino. C'è cascata una goccia dentro. Come cacchio? Cioè, come ti viene in mente una roba del genere? Posso dirlo che non c'ha senso sta cosa. Io capisco che è da dungeon crawler vecchio stampo. Non c'ha senso che nelle prigioni dove loro vanno avanti e indietro ci stanno le trappole. Perché ragazzi, è come se vostra madre vi mettesse una trappola a pressione davanti alla porta del bagno. Cioè, vi mettesse una cazzo di pressure plate con gli spuntoni davanti al cesso. E voi fate, ok, che cazzo di cesso. Cioè, tu sei? They said to retreat. The horn sounded and we turned and then the screams. E dici Kerry ad Ostagar? Mother, can you smell the blood? Ah, cazzo, è stato corrotto. He's obviously mad. I don't think you'll get anything more out of him. Porrò fine al suo dolore e lo uccido. The light. Mother, you brought the light. Vabbè, ho capito, pure più piano, Malbeth. Gesù Cristo. Te c'è rimasta la pelle. Ma quindi qua non ci son cazzi. Boni, 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 boni. Cioè, tu devi farla sta cazzata? Io devo farla per forza la quest di Enora. Cioè, non posso dire, ma che cazzo va? No, vabbè. Vabbè, no, proviamoci. Salve, posso entrare? Peccato. Guarda Zevran, aspetta che la scassino io. Ci penso io, bro. Zevran. No, non puoi aprire la porta. Vieni qua, Zevran.
Con gli attrezzi da scasso, ci penso io, davanti a tutta la folla. Aspettate, dobbiamo indossare i travestimenti. Polly, my lady does not have much time. Abbiamo più o meno un meno 25 a furtività, Kael, ma dettagli. Are you all prepared? I will go distract the guards. Cosa servono le uniformi se non ci permettono di entrare? These two know who is allowed to come and go. They will not be fooled. But the uniform should work on most of those inside. Questa c'ha scritto letteralmente in fronte. Vi sto inculando. Cioè qua, proprio qua, vedete qua. Ce l'ha tatuato in elfico. Ma poi... Ma che cazzo siamo? I pu. Vabbè, ho capito. Lei mi ha detto stai attenta alle guai. Corri dritto era. Ma sto incantesimo de merda che trovo, ho trovato già la terza volta. Ma a me perché non me lo insegnano? Logan's plan is to save the... Vabbè. Vincere e vinceremo questo praticamente. Io dopo che ho sentito che Logan ha cacciato 200 custodi grigi. Cioè, per carità, la gente non sa che i custodi grigi sono più forti, cazzi. Però si può poco. Cioè, buttare nel cesso 200 soldati, sei un coglione. Minchia, lui è proprio cattivo. C'hai proprio i baffetti da Hitler. Eccolo, qua sotto ce l'ha. Ce l'ha al contrario lui. A testa in giù, una citazione al suo amichetto. Di nuovo. Oh Gesù, deduco che la copertura sia saltata. Io tanto lo so che adesso arriviamo da Nola e ci fa maledicto, hai ammazzato tutte le persone, traditore. Wow. My thanks. Ma che cazzo ti metti il travestimento che tanto ho seccato l'esercito della salvezza? Non siete un po'... Ma aspetta, siete più bassa per una guardia che cosa che è più alta di te? Proprio... Letteralmente sono entrato. Non c'era un cazzo di nessuno. Ho sterminato tutti. Ho sterminato tutti. Guarda che puttanaio. Andiamo. Io dove cazzo devo andare? In the name of the regent, I am placing you under arrest for the murder of Rendon Howe and his men at arms. Sono qui per liberare Anora, cara, tenuta prigioniera. Guarda, adesso Anora spone. Ma che cazzo stai a dire? Non è vero. Don't be ridiculous. The queen isn't being held prisoner here or anywhere else. Her father would never stand for such a thing. Ne siete certa? Unlike you, some of us know what honor and loyalty are. I have no doubts about Logan. Bring them down! Logan wants the warden, dead or alive. Che lei mi stava simpatica. Lei la prima volta ma aveva fatto la faccia tipo come ce ne stiamo andando? Siamo a lasciare il re tutto quanto. Quindi lei tecnicamente la storia la sa. Però boh, allora sì, sta zitta. Io non l'ho neanche interpellata perché tanto sono... Cioè io me la sentivo che lei diceva No, tutto a po'. Cosa stavo dicendo? La cosa che mi preoccupa qua non sono i maghi o lei. Sono i 8 arcieri che ci stanno per trivellare di colpi. E voi non avete idea. Porca puttana. Ah, perché tutti gli arcieri. Ma che cazzo vuol dire? Ma raga, ma cioè io continuo a dirlo, ma gli arcieri broken. Cioè se non sapessi sta cosa penserei che sia una fight scriptata, eh. No che non ci stiriamo qua. Però Cristo Dio, che cazzo di fight maledetto. Hai avuto la stessa... Ma anche perché tutti gli arcieri insieme hanno usato quello che fa il saltino. E sono state praticamente 8 colpi che hanno colpito tutti, eh. Ah, tra l'altro fa pure guarigione de massa con lo stronzo. Che ti pareva? Ma quanti danni fa? Alistair, ma tu... Ma vuoi andare a dare una mano a quella cazzo di Granny? Si sta prendendo... Neanche un barbaro si piglia tutti questi danni. Ma ho visto un 150 danni su Alistair o sbaglio? Raga, ma è un muro. In realtà pure i soldatini suoi non è che sono fatti di pasta frolla, perché per ammazzarli 4 ore. Ma sì, ma infatti questa la buttavi in mezzo se ti seccava da sola 25 pro oscura. Infatti non ho capito perché ancora perché cazzo si sono ritirati, eh. Che c'ha senso. Guarda Kiri come gli sta dando tanti bacini. Quando torno a casa io con i miei cani, più o meno è la stessa cosa. Malbeth riesce a farla una pietrificazione su quella bastarda maligna? Sì, brutta vacca! Perdonate. È rimasta lei. Rimasta lei, ma è un cazzo di muro, eh. Ma quanti HP gli hanno messo? Ma Stan in confronto è, è fatto di pasta frolla, Stan. Alistair sta con l'armatura del sangue del cazzo di drago, che cazzo era. Sta con rincuorare e muro di scudi. Cioè, Alistair non è che c'ha 2 di difesa, eh. Alistair c'ha tanto di difesa, pure troppo. Cioè, raga, io dopo andrò a spizzarmi quanti HP gli ha messo. Micchia, veramente stronza questa come
come fight. Mi sapeva tanto di fight da perdere. Sì, ma anche perché tu spawni, tutti gli arcieri sono programmati per spararti quel mega danno che colpisce tutti quanti. Poi lei fa male. Cioè, se voi qua non siete pronti, ve spaccano. E mischiato al fatto che c'era quella scelta del mi arrendo, mi sa che tu qua devi perdere. Te la devi pigliare un po' in culo. Poi magari, oh, semplicemente siamo nel finale, quindi fight grosse e pesanti. Però, quanti cazzo ne ha, dimmi, Jorak? Perché averci due lupi, Alistair, io con la magia, Wine con la magia, che ti menia 3400? Ma mandatela contro l'arcidemone! Sì, è fatta per perdere questa fight. Even now, I'm certain he will be telling the nobles you are dangerous murderers that have kidnapped and mind-controlled me. He may even believe it. Beh, aspetta, parliamone. Tecnicamente non è finto, perché noi dovevamo entrare furtivi, abbiamo seccato più o meno quante? 70 guardie, abbiamo tolto un decimo dell'esercito. E poi, tra l'altro, ricordiamo, c'è la prole oscura, c'è il flagello, noi ci stiamo ammazzando tra di noi, Dio Cristo! But you also need... But far rather have the opportunity to ask such things of her. Eh? Aspetta, che cazzo è successo? Pensate, ha cambiato voce a tipo... Alla fine è diventato un uomo. Ma cazzo, cosa è successo? Va bene, in realtà non è Anora, è Anoro. Ah, proprio quel passo dal Madonna ti devo prendere a legnate, ok. Without that to unite us, we could scatter back to warring Terniers. Ma perché? Ma scusate, ma cioè non è che perché c'è sta un re voi subito a botte, sì! Cioè potete essere anche persone civili? No, col cazzo, se Alistair non se la vuole sposare Anora, non se la sposa! Vaffanculo! Potete parlarmi ancora della cripta? It's located just off the market district in the northern alley past the Nord Noble Tavern. I'll sketch out the code which will let you pass the lock wheel. Inside you can take your pick of whatever equipment remains. It is the stockpile the wardens have kept for centuries for the defense of Denerim. Il magazzino dei custodi grigi stava dietro una libreria che abbiamo trovato nei magazzini. Cioè, nei magazzini di Denerim, dietro una libreria, c'era il magazzino dei custodi grigi. Per carità, c'è una porta meglio di quella della torre dei maghi. Meno male. Era questa roba veramente. È lo scudo di Duncan. Ah, hai sempre detto che volevi qualcosa che ti ricordasse di lui, no? Esatto. Quest'urla magia del sangue da ogni poro. Both my sisters got the Tevinter spell cast on them and they're fine. Where's your niece then? And my uncle Sirion and Velendrian. Ma non avete imparato un cazzo? Cioè, per carità, non voglio fare il razzista, eh. Però sono elfo, viene un mago dal Tevinter che mi dice io vi curo e siete in una sorta di campo di concentramento. Qua non è fa 2 più 2. Qua siamo alle tabelline. Credo che andrò a dare un'occhiata dentro quel ricovero. They won't just let you in. Tranquilla, non avevo intenzione di chiederlo. Well, just be careful. Those men are mages. Anche io. Vabbè, ma aiutatemi. Most of you must stay back. Only the sick are permitted inside. Easy. Quanto ci è voluto? Io pensavo che dovevo sguzzare tutti. Five sovereigns are the one who brings down the warden. Mi offendi così? Valgo così poco? Bel cono di ghiaccio. Alistair, non ti mettere davanti al cono di ghiaccio, però mannaggia chi so io. Porca troia. Ed io ancora non ci posso pensare, porca troia. Io ancora non ci posso pensare agli elfi dentro al ghetto che se vanno a fidare di un mago del Tevinter. Cioè io so che uno non dovrebbe avere dei pregiudizi, ragazzi, però voi immaginatevi che siete, Twitch permettimi, un ebreo in Germania e una persona vi dà un opuscolo che vi dice venite qui, treni gratis, esportazioni in Polonia, tutto gratis, tutto offerto, vitto e alloggio. Nel senso, non c'è scritto ve distruggiamo l'ano, però poco ci manca, Dio Cristo. Quanta roba. Ah, perché questi sono vari livelli dal io te apro il culo. Poi dipende da quanto grande. Cioè, più vai avanti, più si amplia il culo. Fammi azzeccare, magia del sangue. Ok, sì, è un mago del sangue. Sta facendo esplodere i propri alleati per tenersi in vita. Però non ha capito che io me lo faccio fortissimo. Io sono un ricordo del passato, un Nazgul. Cioè, praticamente si strillano addosso all'incontro dei popoli. Ok, sempre barbari di merda. You would attempt to put a puppet on the throne, and every soul here knows it. Sto discorso da te veramente sarebbe da pigliata a ceffoni, però... The Blight is indeed real, Wolf.
Ma non me ne frega un cazzo! Continua adesso. Ti avete permesso a Random Now di imprigionare e torturare degli innocenti? Perché così dovrebbero parlare quelli che stanno presenti. The Warden speaks truly! Boom! How was responsible for himself. He will answer to the Maker for any wrongs committed in this life. As must we all. Ah. He says you snatched a blood mage from the Chantry's justice. Do not think the Chantry will overlook this, Terran Loghain. Interference in a Templar's sacred duties is an offense against the Maker. Whatever I have done, I will answer for later. Vabbè, ho capito, Loghain. Ma da che cazzo stiamo a parlare allora? Cioè, qualsiasi cosa gli diciamo, vabbè, ma poi ne parliamo, dai. Dopo. Tutto così sta a fare. Che abbiamo detto dello stronzo che torturava la gente. Lui, vabbè, ma erano cazzi suoi. Gli dici quest'altro, vabbè, poi ne parliamo, tranquilli, non da posto. Ma ci sta tempo, sì. Tutto così sta a rispondere. Io devo fare i tiri su persuasione. Devo farmi il culo così nei queste per avere le cazzo di prove. Lui, no, ma tutto a posto. Stiamo discutendo dei vostri crimini. Anora. Oh, dai, te prego, fa puttana. This man seized Kaelin's throne before his and locked me away so I could not reveal his treachery. Se adesso dice, ma vabbè, poi ne parliamo, lo prendo a craniate. Non potete fidarvi di Loghain. The Warden. I'm with the Warden. Southreach stands with the Grey Wardens. Waking Sea stands with the Grey Warden. Dragon's Peak supports the Warden. The Western Hills throw their lot in with the Wardens. Maker help us. I stand by Loghain. Ah no, non si fa. I stand with the Warden. Toh, succhiacca. 6-1 questo si chiama. Giusto perché quell'altro te lecca le palle. Perché l'incontro dei popoli è contro di voi, Loghain. Dimettetevi con dignità. Richiamate i vostri uomini, risolveremo la cosa in modo onorevole. Perché ti stai soltanto mettendo sempre di più nella merda. Let the Landsmeet declare the terms of the duel. It shall be fought according to tradition. Ma perché? Ma perché? No, aspettate. Ma che cazzo vuol dire? Allora, perdonatemi con tutta la grazia del creatore, di Andrast, della Madonnina dell'Incoronata, del Dreadwolf e del vaffanculo pura Madonnina nostra. Ma che cazzo vuol dire? Siamo 6-1. No, facciamo il duello. No, perché io voglio spaccargli la capoccia io Alistair. Non ci mando il Mabari perché è una cosa personale in questo momento. Perché io mi sono fatto un culo così a farmi l'alleati, a farmi le cazzo di prove di merda. E lui poi fa, no, duello. Ma duello di che? Se non posso usare la magia uso il membro, sì, glielo pianto in culo. Io vado. Siete proprio dei barbari de merda. 6-1, duello. Duello. Sì, è questa la cosa che mi fa incazzare, aiute. Per questo mi sto incazzando. Perché siamo 6-1. 6-1! Che cazzo vuol dire? Prendete le guardie e mandatele a fanculo. Quella stronza di Anora laggiù che fa: no, mio padre! È un coglione! I underestimated you, Warden. I thought you were like Kaelin, a child wanting to play at war. Me so fatto! I was wrong. A me non mi fa neanche ingazzare che si sta scusando. A me mi fa ingazzare. Mi ha detto: sei come Kaelin che non ha mai visto la guerra. Io sono mesi, se non so qua, che te sto a correre appresso, che libero i popoli nanici, gli elfi, combatto demoni, spiriti, lupi mannari, però l'oscura. Ho combattuto anche mia madre con la ciabatta. Ho seccato orde, eserciti. Pensavo fossi un giovane senza esperienza. Ma ti spacco la testa. Ho combattuto Cristo! Ma che cazzo è sto? Io o c'hanno veramente 2 su intelligenza. No, aspettate, 2 perché diventate una pianta. Hanno 6, il minimo. Hanno 6 a intelligenza. O se no, non si spiega. Qua veramente. Allora, ti fai un culo così. Perché tanto lo so che al contrario, se tu vieni qua che non hai prove, non te lo fanno fare il duello. O se te lo fanno fare pure lì, mi incazzo. Perché tu arrivi qua 6 contro 1. No, finiamo col duello. Siete delle bestie. Siete dei barbari di merda. Meno male che viene Anora. Meno male che viene Anora. Perché almeno vi mette un po' di sale in zucca. Porta un po' di cazzo di civiltà in sto posto di merda. Pieno di Mabari che cagano su tutti i prati. E rincoglioniti. Come cazzo l'avete vinta la guerra tu e Marric? Ah, perché era Marric quello intelligente. Spoiler, Marric è di Orlé. Che colpo di scena.
Fatemi calmare perché mi è salita la pressione. L'ha scritto il grande puffo sti dialoghi. Un attimo, perché c'ho veramente la vena qua che sta per esplodere. Perché voi non avete idea di quanto voglio cliccare morirete per ciò che avete fatto. Era uscito per un attimo il cazzo di stand da Malbeth chiamato Lich. Torniamo dentro Malbeth. Accetto la vostra resa. Questo perché Malbeth non pensi che sia un figlio di puttana che deve morire? No! Al Ferelden serve un cazzo di generale. No, lo so, lo voglio ammazzare anch'io. Non fate cambiare il mood di Malbeth. Lo voglio menare anch'io. È forte. Joining the warden. Anche il gioco. Anche il gioco non vuole far diventare lo gay. Ah, non comando nessuno! Cazzo! Riodan, che cazzo fai da solo? Minchia, quanti! Porca puttana, quanta gente! Non comando nessuno, vanno tutti da soli! Vi prego, non morite! Vi prego, non morite! Vi prego, ditemi che non è morto nessuno, vi supplico! Non posso andarci laggiù, cazzo! Purtroppo, ragazzi, io non posso andare laggiù, perché se vado laggiù, crasha! È quella zona lì! Peccato che ci stanno Shale e Sten, che si stanno prendendo una sfroppa di danni in bocca! No, non posso andare, Fatal, crasha! Faccio la prova del 9, vediamo! È questa zona qui! Quel buco lì è un buco nero! È Crash! Sì, stiamo facendo il boss finale. Peccato che questa zona lì... Vedi quel carretto? Se lo supero, crasha il gioco. Ragazzi, io vi ho addestrato. Mi fido di voi. Posso salvare? Senti che posso salvare! Non posso andarci di là! Andate! E attaccate, bestie di Satana! Wine, mi fido di te per tenere in vita Stan, eh? Ti prego, sopravvivete. Facciamo un incantamento tutti insieme. Pregate, pregate il creatore. Non ci posso venire lì. La prima l'abbiamo fatta. L'hanno fatta perché io ho fatto un cazzo. Vieni qua, pezzo di merda, che se non ci posso venire lì. Ma capito, ma ci sta gente morta a cazzo in giro. Vabbè, addirittura no. Sei circondato da cadaveri di prole oscura. Che è successo? Enchantment. Ti stacco la cap... Ma enchantment di che? Allora, ragazzi, le cose sono due. O è messo lì semplicemente perché dietro quella porta c'è la boss fight finale, quindi ti dicono preparati. Oppure Sandal è il creatore. Cioè, è Satana. È la bestia definitiva. Come posso metterla? E io spero che sia per ragioni di gameplay, perché se non c'ha senso... Mi mette veramente non poca inquietudine il fatto che ci sia... Che tra l'altro un ogre. C'è una spiegazione? Per chi è esperto, per chi conosce la lore, per chi la scoprirà per fare una citazione. C'è una spiegazione? Sandal è l'arci... ma per forza! O in realtà è cosa? È Flemeth travestita, che cazzo ne so. O non c'ha senso. Due ogre! Vado avanti. Io sono già un ricordo del passato perché so che devo morire. C'è Irving! Ma che cazzo stai a di? Di Irving ci vengo pure io oggi. Vaffanculo. Mi sa che Irving è morto. Ah no, eccolo lì che si sta... Giustamente lui è intelligente. Si mette a distanza a dispetto di Morrigan. Irving comunque è spawnato lì. Secondo me è venuto con la sedia a rotelle perché è talmente vecchio, l'hanno appoggiato lì come i nonni. Lui dice: io sto qua, poi faccio quel che devo fare. Ah, è morto? No, ok, ha cambiato. Se ne sono andati tutti, hanno detto bravi tutti, buona la prima. Ok, sono tornati, gli era preso un attimo. Che dici, dura più? Secondo me no, perché siamo di più a menare, quindi effettivamente no. Effettivamente è durata più la tipa, ragazzi. Incredibile. Mi sto per emozionare, ragazzi, però. So che ancora non è finita. Abbiamo finito la strada principale di Origins. Dopo non so quante cazzo di ore. Yeah!